Le voci di dentro. Tarantella in tre atti di Eduardo. Atto primo. Una luminosa e linda cucina in casa Cimmaruta. Primissime ore di un bel mattino di fine novembre. Mamma mia, che ci vuole per farti svegliare? Dio solo lo sa. Io a mattina non mi volessi mai svegliare. Mi sento tutta spezzata. Ma voto stomaco. Non hai diritto di lamentarti. Tu a sera alle 9 te ne vai a letto. Mo sono qui 7:30. Hai dormito precisamente 10 ore e mezza. E che diavolo? E non mi bastano, signore. Non mi bastano. Ognuno tiene la natura sua. E poi qualunque cosa, quando si incomincia si deve finire. Io a sera incomincio a dormire. Ma quando a mattina mi vieni da svegliare non ho finito ancora. Che c'è fatto? A te ti ha muzzicato la mosca zezè. Che fa già ricere, signore? Certo, che io si fosse nata, signore, mi avrei fatto una casa tutta camera da lei. Invece sei nata cameriera. E se non ti alzi presto, la mattina pierdo posto. Carità, signore, ti stiamo anche per pazzia. Io qua sto bene. Un signore è tanto buono. A signore pure. Dormono tutto quanto assai. Solamente a voi pare coglietto va a bruciare su. Anzi, per voi, signore. Scusa tanto, sa? Vuol dire che potete fare piacere, lascio la casa e me ne vado, No, che c'entra? Ma se pure voi dormissero come dormono gli altri, stessi in da pace là. E casi non ci stessi in da sta casa. Vabbè, stavolta è venuto proprio bene, Ma sto perfezionando. L'altra volta, quando si asciugarono, si spaccarono tutto quanto e diventarono la terza parte. Invece adesso, eppure le candele, veramente sono riuscite bene. Sono riuscita a farle diventare dure come le steariche di prima della guerra. Marì, vieni a vedere. Marì. Mamma mia, Marì. Maria! Che è stato? E ora? Che? No, tu ti lascio, dai, capiti? Cioè, dica a mio fratello, io te ne faccio veramente licenziare. Madonna mia, signora, non ho finito ancora. Affanni, alzati, vieni qua. Pigliate un po' di caffè, così ti svegli. Vieni qua, vieni a vedere quanto è venuto bello sul sapone e sti candeli, vieni. Veramente bello, signora. Ah, guarda pure qualche cosa buona fatta. Chi avrebbe mai pensato, prima della guerra, di fabbricare in casa sapone e candeli? Oltre a risparmio c'è pure soddisfazione, signora. Mi sono proprio specializzata. Quasi metterei un negozio. Tu però l'altro giorno, distratta, hai buttato il grasso della carne. Non lo fare più, perché è peccato. Tutti i grassi che restano, i rifiuti, l'olio della frittura. Te l'ho detto tante volte, non li ha buttati, si devono conservare. Mi dovete perdonare, signor. Avrà posto, va? Donnarò, buongiorno. Buongiorno, Michele. Grazie. Te ne sei ricordato? Sino che io sentivo a Don Pasquale. Ieri al giorno mi disse, se domani non ti ricordi di comprarmi le sorbe, meglio che non ti fai trovare sotto al palazzo. Tanto è vero che ieri sera, per non scordarmi un'altra volta, prima di coricarmi mi ha detto un piatto sopra la sedia a piedo letto. Certo, così di mano a mattino, il primo pensiero, quando passa quello delle sorbe. Donnarò, sono magnifiche, Sì, sono belle. Sa che piacere che andava mio fratello. E questa è la spesa. Ti sei ricordato di tutto? Questa è la nota che mi avete dato voi ieri sera. Riscontrate voi stessi. Se ci manca qualche cosa, la colpa non è mia. È questione che la capra non è più quella di una volta. Un poco la miseria, un poco la tarantella che da mattina a sera faccio con tutti gli inquilini in questo palazzo. Ma che brutto suono che mi hai fatto stanotte. Ovvero? Adesso me lo stavo ricordando. Bravo. E faccio sentire, potessimo cacciare qualche numero. Qualche biglietto, vedi, racconta. Signor, stavo qua in cucina e pulivo i broccoli per la cena. Stavo seduto vicino alla finestra, con il piede appoggiato sopra un'altra sedia. Ammunnavo i broccoli e tutte le ciambatelle mettevo dentro un'insalatiera. Quando tutto assieme entra una foglia e sciluermo. Guardate un vermo grigio che ha capuzzella nera. Mi guarda e dice, bravo, io ma per causa tua sono rimasta senza casa, non fa niente, state buono. E dove vai? Ho detto io. Vado a Giai, vado in chiesa, in ginocchio e prego. E allora vengo pulita, accompagno. E siamo usciti insieme. Poi tutto in un momento è venuto a piovere. Ferma mi ha guardato e ha detto, io tengo ombrello.
l'ha aperto. Dopo un po' ci siamo trovati davanti alla chiesa. Aspettate. Ah, la porta grande era chiusa. Sì, la porta grande era chiusa. O ferma mi ha guardato e ha detto, io entro lo stesso perché posso strisciare per sotto la porta. E io. E tu resta fuori, che ce la fa? Aspetta che si apre la porta. Ma sta piovendo. Prendo l'ombrello e aspetto. E strisciando per sotto la porta, è entrato in chiesa e non l'ho visto più. Allora, ho aperto l'ombrello e mi sono messa a camminare. E mentre camminavo sempre con l'ombrello aperto, mi sentivo una goccia d'acqua che mi cadeva in mezzo alla testa. Sempre allo stesso posto. To, 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 to. Allora io pensavo, l'ombrello deve essere sfumato. Ci deve essere un pertuso. Alzavo la testa, guardavo. E l'ombrello era sano. E allora io dicevo, va bene sta goccia d'acqua. Speriamo che arriva presa, così io chiudo l'ombrello e avanzavo passo. Quando tutto assieme questa goccia d'acqua è diventata una cinghiello di fuoco. Sì, una cinghiello di fuoco, signor, mi ha fatto un buco in testa e si è intromessa dentro. Prima mi ha bruciato la lingua, poi lo stomaco, poi i polmoni. E poi tutto in un momento ho sentito gridare, a me non la brucia. Ero cuore, signor. Ero cuore mio, che pure non è stata bruciata. Si è lasciata in pancia e si è messa a cuore. Fermo, strillavi, fermi con la gamba, senza cuore, fermo, fallo per carità, o frevacchi a paio, fermo. Finalmente, signor, poi tutta sudata e stanca, ha girato per una strada e mi sono trovata in faccia fermo un'altra volta. Andavo. Il quale mi ha detto, se ti vuoi salvare, prendi sto revolvere e spara a quello pezzente che sta aspettando in terra o marciapiede. E l'ha disparato. Ma ho fatto, sapete qual è? Che non appena ha disparato, un pezzente è diventato una grande fontana. Una fontana. Ehi! O fermo mi ha guardato e ha detto, tieni sete? E bevi. Io mi sono messa a bere. Signor, quello non era acqua. No. No, signor, era sangue. Sangue, ma mamma mia. Aveva signor, era sangue. Era perfetto che lo sangue nero nero. Che schifo, che brutta impressione, signor, che mi ha fatto che lo sangue nero nero. Ma guardate, per razza di sua, mi ha fatto avuto lo stomaco. Ma certi sogni, com'è possibile concepirli, non l'ho mai capito. Se uno volesse star sempre i sogni. Io, per esempio, non mi sogno mai niente. A sera mi corico stanco, che Dio lo sa. Ragazzo sì, quando ero ragazzo mi facevo un sacco di sogni belli, ma certi sogni che mi facevano svegliare così contente che mi veniva la voglia di uscire, di lavorare, di cantare. Certe volte mi facevo dei sogni talmente belli, ma talmente belli che mi parevano spettacoli di operetta di teatro. E quando mi svegliavo io facevo tutto il possibile di addormentarmi un'altra volta per vedere se era possibile di sognarmi il seguito. Ma allora la vita era un'altra cosa. Era, diciamo, tutto più facile e la gente era pura, era genuina. Uno si sentiva la coscienza apposta, perché anche se uno ti dava un consiglio, insomma, tu l'accettavi con piacere. Non c'era come fosse la mala fede. Ecco che la notte ti fai la fedenzia dei sogni, una specie di quello che ha raccontato Maria. E mo se permettete, signore, io scendo perché ho da fare, ho tanto da fare. E tu sposati presto, così col marito vicino i sogni te li fai color di rosa. E allora se ti hai sposato pure donna rosa. Perché? Se la signora volesse lo poteva rimangare un buon partito. Stato buono, Michele, stato buono. Buona giornata, signore, buona giornata. Stato buono, Michele. Maria, muovete, Sì, sì. Casa patate. Sì. Cominciamo a preparare collezione, che mo vedete che uno a uno vengono i monaci al convegno. Io prima è Don Pasquale. Povero fratello mio, lo vedo così sciupato, giorno per giorno se ne c'è andato in trufoto. C'è dispiacere, signor, che Don Pasquale non parla, ma un cuor paese. Un cuor paese che? Quale so, si dispiacere per sapere. Che ne so. Ma io dico per dire, ognuno tiene dispiaceri suoi, no? Mio fratello non ne ha. Mentre io macino un caffè per Pasquale, tu preparo un zabaglione per il diluccio. Piglio le due uova fresche che ho messo nella zuccherella dentro la credenza. Mettici 4 cucchiaini di zucchero. Ma che la signorina Elvira, le uova non lo piacciono? No, se le deve prendere. È una ragazza di 18 anni che lavora tutti i giorni e poi quel genere di lavoro. Signore, non hai capito che genere di lavoro fa, signorina? Ma che devi capire tu? Fa la stenografa. L'avvocato parla e lei fa certi sciopatiello che paga. Che quando è dopo, siccome li capisce solamente lei, li legge e scrive a macchina tutto quello che l'avvocato ha detto. Per esempio, un signorino così piccolo. Significa, per esempio, signore e signore, facciamoci coraggio. Qua l'affare è serio, bisogna provvedere perché la cosa non è semplice. Quindi pensate tutto quanto a quello che... Non conosce per dire niente. Così. E guadagna bene, si sta facendo una strada. Però. E il biscotto per mia cognata, dove sta? Qua sopra, signor. La signora Matilde pure lavora, La sera sta tanto stanca che non si fida neanche a parlare. Tu scherzi, avevo da fare con tutta una clientela di gente stravagante. Vogliono sapere il passato, l'avvenire, se tizio che sta in America è morto, se la manda incinta, se fa il maschio, se fa la femmina. Io lo dico sempre, tu devi dire io leggo le carte, questo non è tutto. Non si capisce. A me mi piace vostro fratello, Don Pasquale, quando si mette fuori la sala con turbante in testa e fa entrare i clienti. Avanti, avanti, una alla volta, avanti, madame Marbesta dell'umiliata da nuova luce, avanti. Quando è bella, lei che le fa. È rinato poco, sai, capito? Se fa tavolo non devi dire.
Aspetti, ma che rondo, parla con te. Ma che saranno bruciate, ma... Ma che la così le piace, una bruciata? Signora, le piacciono arruscatelle, ma non a bruciate. Ma in un saccio, come può farsi a mangiare i maccheroni appena si sveglia? Come giovanotte, che appetito si corica e con l'appetito si sveglia. Vi voglio bene, signorina. Lo voglio bene, è l'unico nipote che tengo. È che pagasse, povede apposta, ma è troppo sbandato. La gioventù di oggi, vieni a Castrini, vieni. È bellino, tri. E Don Carlo Saporito? Il fratello di Don Alberto. Quello che sta in casa a fianco a noi. A che ora che vuoi? Non si deve sentire bene, perché appena entrata ha detto fammi aspettare Marie e si è menato sopra una sedia. Poi ha cacciato fazzoletto e suo passato per faccia. Don Carlo. Ma come sentite? Aiuto. State come, sì, sono molto meglio, grazie. Passate. Ah, signora mia, che vi devo dire, quelle cose che capitano così io quando non me ne se l'aspetto. Vedete, volete un bicchiere d'acqua? No, grazie. L'acqua mi farebbe più male che bene, sto tutto sudato. Ma che è successo? Ma cavaggiaricele, signor. Proprio come una benda agli occhi. Da un momento all'altro. Ammarolla. Mentre mi accingevo a suonare il campanello di casa nostra. Voi sapete che noi abbiamo quella bella testa di leone di ottone, tutta lucida, vero, fuori la porta. Pure noi la teniamo, una bella testa di leone. Sì. Un bottone lucido, pure noi, tutto quanto, il dopalasso. Tutto quanto ce l'abbiamo. Dunque, si spinge il naso e quella suona. Onnarò, non sono arrivato a toccare il naso del leone che ho visto tutto nero. Proprio come se fossi sprofondato 10 metri sottoterra. E la tromba delle scale che mi girava vertiginosamente intorno. Oh, mamma, io se non mi reggevo a tempo alla ringhiera, andavo a finire con la testa dentro al secchio della spazzatura che sta fuori la porta. Io lo stavo pure scoperto, sapete che combinavo. Deve essere imbarazzo di stomaco. Sì, ma così ieri... credo, l'ho pensato. Ma ieri che cosa avete mangiato? Chi io? Ma figlia mia, io sono di una parsimonia fantastica. Chi è mio fratello Alberto che ogni tanto esce pazzo? Noi siamo soli, come sapete, donne in casa non ce ne stanno. Sinicolo è vecchio, quando gli avete dato mezzo litro di vino si addorme. E capirete che cucinare, oltre ad essere un fastidio, sarebbe una spesa inutile. Voi siete donna di casa e me lo potete insegnare. Altro è cucinare, che saccia, per 7-8 persone. Altro è cucinare per 2. È vero, no? Il condimento è lo stesso. Va a finire che spendete un sacco di soldi a 12 figli, nonna Rosa mia, a 12 figli. Due persone si arrangiano sempre. Ecco perché io e mio fratello compriamo tutti i rossicini. Si risparmia e si fa più presto, è vero? Ieri sera però Alberto esagerò un poco. Tornò a casa con un pacco di mangiare e facemmo scasso. Portò 100 grammi di ulive e un piede di porco. Questo per te? Ci mettete ma capa. Un'oliva tu e un'oliva io. Ci mangiamo tutti i 100 grammi. Sì. Poi attaccammo il piede. Una parola a lui, una parola io, Carlo te ricorda, al becomme no. A stento rimasero le ossa del piede di porco. Che se lo mangiaste? 100 grammi a oliva e un piede di porco in due. Figlia mia, è di sera, che ti vuoi mangiare di più? Ecco che mi sono sentito male. Sono uscito presto stamattina per la prima messa, che io ogni mattina vado in chiesa, la prima messa bene, non me la perdo mai. E quando sono tornato è successo quello che è successo. Onorò, ho suonato il campanello di casa vostra, perché se mio fratello mi vede in queste condizioni, si spaventa, mi scuserete tanto. Ma è raro, siete il padrone. Grazie. Onorò, scusate, quello che vi chiederei, se non vi è di eccessivo fastidio, è un bicchiere di vino. Sì, un bicchiere di vino, mi rimette su. Sì, è giusto, come va? Ma ripigliomi, visto? Grazie a sé, quello vi rimette a posto, non può che vino. Che fare? No, guardate. Noi. Ecco qua. Grazie. Guarda che sono diventate, va. Che sono, signor? Che sono? Chi le mano non si mangia. Ma che sono? Scusate. No, sono i maccheroni che avevo messo a riscaldare per mio nipote. Capito. Si sono bruciate, Un poco, si sono bruciate. Che fate? È buttato? No? Che tempo fa? Io mi sono distratto. Fatemi vedere, scusate, mettete che... Gesù, guarda che peccato, mamma mia. È pulita sta forchetta, sì? La forchetta, sì, è pulita. E posso assaggiare? Sì, assaggiate, non si sente che sono bruciate. Sono bruciate, mamma mia, si sente. Un po' che sono fatte. Sì. Allora, se il vostro nipote non se li mangia, me li mangio io volentieri. Sì, perché sapete che sto pensando? Che se mi bevo questo bicchiere di vino a digiuno, va a finire che mi sento male un'altra volta. Certo. Ma adesso è mangiato, mangiato. Grazie, tanto pure dovete buttare, è vero. Permesso. Grazie, qua l'ho mangiato. Un poco di pazienza. Piano, perché... Se no ve va di traverso, capite? Il boccone... No.
Sono bruciate però, sapete? Sì, eh. È brava, eh? Sì. Mamma mia, che fama te ne hai visto? Vabbè, vuol dire che a mio nipote gli faccio battere due uova. Due uova? Aspido, vi trattate bene, eh? Già, vostro fratello Don Pasqualino guadagna, Guadagna? Tira a campà, vostra cognata c'ha una bella clientela, uno va, un altro viene, sembra la casa in movimento. Se potevamo mangiare io e mio fratello due uova la mattina, no, che non ce le possiamo mangiare. E voi non guadagnate, scusate, facendo gli apparatori di feste? Noi? Nonna Rosa mia, per carità, per amor di Dio, no, non guadagniamo. Una volta, sì, una volta in mano a nostro padre, Tommaso Saporito. E allora sì, allora se ballava una scimmia in mezzo alla strada, le sedie si affittavano da Tommaso Saporito. Non c'era piedigrotta senza le luminarie di Tommaso Saporito. Ma non si costruiva uno stabilimento di bagni a Santa Lucia se non si affittavano le tavole da Tommaso Saporito? Sì, lo so. Ma è cambiato tutta cosa, Narò. Adesso hanno industrializzato anche il mestiere dell'apparatore. Una volta, per esempio, per fare una festa, bastava che si riunivano 4-5 persone dentro un bus e la festa era fatta. Mm-hmm. Mo' per organizzare una festa dentro un vicolo, c'ho un ministro, un ministero e un capo di gabinetto. Cioè, che fa, Narò, o pesce grosso se mangia o piccerino? È di tutto il materiale che lascia nostro padre, buonanima. Vendi oggi, vendi domani. C'è rimasto qualche tappeto, un centinaio di sedie e l'occhio per chiagnere. Guardate. Allora, oggi i grandi soldi si fanno quando non si hanno tanti scrupoli. Sì. Sì. A gente onesta, Annarò, so muore di fame. Oh, ma scusate, ma che mi volete dire con questo discorso? Che siccome ci pigliamo due uova sbattute a mattina, siamo gente di sole. Perché? Per carità, che c'avevi l'ago dei paglia. Ma che c'è l'ago dei paglia? Scusami, ma non mi chiunque, no, io parlo così, per amore di Dio. Ecco qua. Sentite, piano piano, che accanto non paga sta roba. No, volevo lo vasto maccherone bruciato. Ma non lo potete fare così, si rompe, abbiate pazienza, si mette tutto all'acqua, l'acqua spugna. Benissimo, bravo, mettetecelo poco d'acqua che si spugna e si leva. Allora, scusate, sopra la mensola, che sono sorbe quelle lì? Sì, sono sorbe, l'ho preso per mio fratello. Allora, una sorba non me la negate? No, e chi ve la nega? Tenete, pigliate. Grazie, scusate. Provate, assaggiate. A me mi piace assai questa sorba, allora, ci vado pazzo proprio. Eccola qua, questa è bella. Saporitissima. Abbiate l'acchio grosso, famiglia. Oh, e perché partite, no? Partiamo. Sacci che ieri sera avete fatto in valigia, partito tutti quanti. Mi hanno informato male, partiamo a fare. Mi ricordi chi me l'ha detto sto fatto? Sentite, come vi chiamate voi, mio fratello, sono tre giorni che l'ha ordinato queste sorbe. E avete fatto bene a togliermela da vicino, una roba, perché sennò mi mangiava tutto quanto. Io l'avevo capito. Sentite a me, voi vi siete sentite male per la debolezza. Va bene. Ma vedi chi era? Tu che dici? Ma come da un momento all'altro? Che è stato? Non ti preoccupare perché è passato tutto, è stato tranquillo. Sì, cavolo andalusi, guarda che faccello che ha fatto, guarda. E io l'ho immaginato, perché già, perché non vedendo di tornare, veramente mi sono impressionato. Hai capito? Mi sono affacciato da sopra un ballatore, la tromba delle scale, ho domandato a Michele Portini. Michele dice, il Losinino è tornato, ma da quanto tempo? Un quarto d'ora. Allora mi sono preoccupato veramente. Ho pensato, per fortuna, un lampo di genio, come vedete, è andata da Donna Rosa, perché spesso si trattiene qua da voi, mi viene a disturbare. No, eccoci. Dunque, come vedete, accedere qualche notizia, qualche cosa? Sì. Se no, mo starei girando per tutto. Meno male che ho avuto questa idea. Ma come così, da un momento all'altro. Vabbè, figlio mio, le cose come capitano, da un momento all'altro. Da un momento all'altro, guardate. Ma come ti sento? Meglio, molto meglio. È stato un giramento di te. Sì, mi sono sentito venire meglio, figurati, pure la porta stava cadendo per terra. Io pure non mi sento tanto bene. Pure tu? Niente, una nottata, ci ha girato così male, agitato. Dio lo sa, Sì. Una tazza di caffè t'hanno dato. No, non l'hanno fatta ancora. No, lo facciamo, io vado al momento di là. Io l'avevo fatto. Vado di là, vado di là. No, che le sa mangiare un bello piatto di maccheroni riscaldato. Bravo. Un bicchiere di vino e tre sorbe. Sì, ma per oggi non mangio più, ho chiuso. Ma capisci, è meglio. Vabbè, se ne sono andate. Che guarda se regno qua. No, non ci sta. Che hai fatto? Tutto fatto, denunzia firmata. Sì.
Hai tu, brigadiere, andate sul posto. Sì. Tratteneteli, non li fate uscire, che arriveremo noi da un momento all'altro. Benissimo. Non ti preoccupare. Arrivano tutti gli agenti. Tutto fa denuncia. Maria. Per... Sì. Maria, quella camicia di Pasquale. Fammi piacere, l'ho messa qua. Don Pasquale che fa? Pasquale sta dormendo. Dorme? Sì. Se la dorme, Don Pasquale. Bravo. È vostra cognata? Dorme. Vostra nipote. Stanno dormendo tutto qua. Ma sapete che sono che 7:30? Ehi, ma sono 8:10. Ho sbagliato di pochi minuti. A quest'ora di casa si dorme, No, dico, siccome dovete partire. E chi l'ha detto, sto fatto, che hai mai partito? Ma io così avevo sentito. È vero, no? Ieri sera dicevano, hanno fatto i valigi, sì. In fretta niente e furia. Niente affatto. E mappate, cosa c'è? Non dobbiamo partire. Non dovevo. Ma chi? Io sono si è fatta una doccia, sarà stato un equivoco, forse. Sì, può darsi. Sì, la famiglia Cimaruta dorme felicemente, spensieratamente. Dorme come dormono tutte le famiglie. Ma no, no. Ma perché mi dispiace? Scusate. Amico, neanche per sogno. Non manca, non so, una puntina di invidia. Ecco, questo sì. Magari. Sì, e perché? Sono anni, signora Rosa mia, che non dormo. Sì. Mm. Ma scusate, non vabbè, ma voi a coscienza tenete la posta, andate pulita. Ah sì. Io a coscienza mia. Pulita, netta. Come fanzoletti e mani ammaculate. E allora se non dormite vuol dire che state poco bene. Già. Ma vi sta purgando? No, non è questo, no. Io non dormo per altre ragioni, mio fratello lo sa perché non dormo. Io pensiero su assai. Certo, sì. Ah sì, come devo accuccare a capo penso. Proprio così. Quando morì nostra madre, con Tommaso Saporini, morì tranquillo, perché pensavo che il materiale che ci lasciava costituiva un capitale tale che avrebbe fatto vivere noi, i nostri figli, i nipoti, i pronipoti. I compagini, come no? Quando Marisima si chiamò davanti a lui, a letto di morto. Figli miei, come dicete, figli miei. Muoio tranquillo, ho lavorato, sì, muoio sereno. Sono un uomo onesto, sì. Vi lascio apposta. Sì, stiamo proprio apposta. Mamma mia. Stiamo proprio apposta. Noi invece siamo ridotti a un punto che non sai se puoi arrivare fino alla sera. Che stai arrivando? Che non sai se puoi arrivare a vivere la giornata. Di quando è un guaio, è un problema. Dice, ma tu perché non cambi mestiere? Quando cambi mestiere, ma l'età mia. Ecco faccio, con un sistema nervoso che vale 3 soldi, potete avere la calma di applicarvi con un mestiere, non so, tranquillo, paziente. Sì, è una cosa mia, ma la guerra ci ha lasciato una nervatura sconvolta. Nervi, non è possibile. Io il voto mi dovete credere, non ero per un non nulla, proprio, per un non nulla, mi vanno talmente la testa che facessi scendere un po' moce mu, paravisa andare qui. Ti ho pregato, in presenza mia non bestemmiare, mi classe e me ne vado. Hai capito? No. Non dico che faccia. Non si pensa nemmeno, perché ripensa nemmeno. Regina? Pasquale. Regina, scusa, sai, per favore, vedi se mi puoi togliere sta macchia coppa sta giacchetta. Servo. Pasquale. Buongiorno, Don Pasquale. Ben alzato. Ben trovato. Grazie. Don Pasquale, sei svegliato? Sei svegliato, Don Pasquale. Sì, perché che tanto? Mia figlia ieri sera, sai, mi portò una di quelle cioccolatine che ha ciliegia dentro. Sai, io non lo sapevo, mi vuoi avvertire a me? E tu non morsi, hai scoduto tutto un coppo bavra la giacca, sei inguaiato pure la cravatta. Gordigia. Guarda, mi schivo faccia, ma poi... Vedi se vuoi togliere. Gordigia è punita. L'ingordigia. Tu morsi, sei sporcata la cravatta. No, sono venuti qua, stanno a andare. Scusate, dite, a che dobbiamo questa vostra visita, non so, a quest'ora? Non vi impressionate. Don Carluccio si è sentito male in mezzo di scala. Sì, mi è venuto un giramento di testa, a me fuori la porta. Ah, beh. Sì. E io ve lo dissi, voi se non curate questa debolezza, voi ve ne andate all'altro mondo. Non basqua, speriamo di no. Veramente speriamo di no. Speriamo. Poi il cornicello. Caso cambia speranza. Basta, piglia tu il caffè, no? Grazie. L'ingresso hanno suonato? No. Come? Non mai. No, hanno suonato. Avete sentito la... Senti il campanello, no? Vado lì, ricchi, tenga buono. Hanno suonato il campanello, non so, sentite. Che ci perdi andare a vedere? Vai a vedere un po' che stanno. Hanno suonato, mi dico che è l'ingresso. Sento il campanello. Gli agenti suonerò. Chi è? Avete visto? Non ce ne sono apparso nato. Per sembrare. Ma è prossimo di diventorillo. Senti, come va che ti sei svegliato così presto, Pasquale? Beh, ho un appuntamento urgente, capito? Devo andare alla ferrovia. Ah, allora partite. No. Dovete partire. Dove no, perché quando sono entrato, sì. Mi sono interessato, sapete che ho tanta simpatia per voi, stima e rispetto. Ho domandato a Donna Rosa, dico, ma dovete partire? Donna Rosa ha detto no. Dico, come, avete fatto le valigie? No, non abbiamo fatto le valigie, dice, perché non dobbiamo partire. Voi mi dite che andate alla ferrovia. Allora partite. Partite? No, non parto. No. È già dalla ferrovia. Ah, così.
E perché uno che va alla ferrovia deve partire per forza. La ferrovia. La ferrovia non parte. Un appuntamento vi ho pregato. Nei paraggi. Avevo precisato, avete detto la ferrovia se parte, ci sono i binari, i treni. Ecco perché era giusto. Era legittimo. Voi avete un appuntamento a Piazza Garibaldi. Ecco, proprio la ferrovia, Piazza Garibaldi. È una giornata rigida, vi dico, non mi conviene proprio. Oggi è freddo. Oggi è freddo. Allora parte, la piazza è così grande, sapete che frisca. Adesso fatelo aspettare, da appuntamento, sì, sì. Fatelo aspettare, sì. Chi mo fa fa, statevi in casa. Ma già dicerà voi chi mo fa fa. Se un appuntamento ci devo andare. Se è un appuntamento, non fa freddo, non fa freddo. Beh, ci secondo deve l'importanza poi dell'appartamento, come dice. Siccome sapete, io sono così felice quando mi sveglio la mattina, certo, tengo poco di tempo e mi posso intagliare un po'. È bello, sì. Intagliare. Sì. Cioè, voglio dire, intagliare, fare con comodo quelle piccole cose, vero, ma magari superflue, è vero, rimandate, che uno ogni tanto dice devo fare questa cosa, poi non la fa. Rimandate, invece quel giorno dice, beh, mi sono deciso, sì. C'è una cosa semplice, so, sto quadro, è vero, mi piacerebbe su quell'altra parete, non so, più in luce. Piglio martello, piglio i chiodi, a me ne vado, a polvere, addosso, sì. Straccio della polvere, tutto, un quadro se mette fuori. C'ho sto tappeto, mi piacerebbe sotto a questo tavolo. Sbattiamo il tappeto, lo fanno il tavolo, cambiamo, insieme a questo mobile che sa che si starebbe bene in camera da letto. Mano a mano, viene a casa, riesce, apre la porta, attento via c'è poco, lo sai, manda a me, tira, quei ritocchi, quelle cose. E già io la mattina mi sono se mi metto a cambiare i mobili per dire da casa. Cambiare i mobili, le cose insignificanti, piccoli ritocchi, dicevo, alle volte basta spostare un mobile, spostarlo appena per avere la sensazione di abitare un appartamento. Sì, lungo. Sì, io faccio sempre. Sì, spessissimo. L'ingresso, hanno suonato all'ingresso, no? No. È un'abitazione. Hanno suonato all'ingresso. No, ti diciamo un'altra volta di no. Stamattina senti i campanelli all'indirizzo. Ecco, dica vero, come dicevo, lo faccio sempre. Sì, a casa mia, i mobili, non li faccio trovare facile. Ma che domanda, risposto continuamente. Mi piace da... Per esempio, Carlo, guarda, tu quante volte l'ho detto, sempre che vengo qua, sì. Quel mobile, io, guarda, quella credenza. Ah, quella là che sta... Là sta malamente, io non lo posso su. Ah sì, dove? Sta proprio di fronte a un fornello. Beh, sta bene. Ma niente affatto, io ho un bello mobile, dovrebbe stare là, ad angolo. Ecco, di fronte capito. Al finestrone, bene, in luce, in modo che chi entra subito lo vedi, cioè che bello mobile. Capito, fra le due pareti. Io posso... A me mi pare che sta andando bene. No, lasciatemi servire. Io so quello che dico, perché non ce l'ho me ne intendo direttamente, ecco. Quello mo, se Don Pasquale vede il mobile che dico io sul posto, è vero? Vedrai che si convince e lo lascia dove dico io. Dammi una mano, sì, non mi muovete. Ma voi non si muovete voi. No, state comodi. Voi non vi dovete muovere. Ma sì, sì, signore. Voi mi segnate a dirigere i movimenti. Ecco, bravo. Voi che dire. Come che cazzo la polvere a cazzo. Sì, momento. No, non è vero. Dammi una mano, venga a me. Riprendo, lasciate stare. Aspito. Già, ci metti in me a spostare due volte. Scusate, io ho studiato tanto prima da mettere là, voi bello valuate. E la credenza non si può togliere da là. Lasciate stare. Va bene. Non vi arrabbiate, non fa niente, vuol dire che deve stare là. Deve stare là. Ma lasciatelo dove vuoi. E capite, Carlu, non si deve spostare il mobile. Lo credo, Alberto. Non lo puoi spostare. Lo credo bene. Non li voglio far spostare, perché i mobili in casa mia li voglio tenere dove mi pare e piace. Abbiate pazienza. Ah, naturale. Siete il padrone. Ma quando mai sono venuto a spostare i mobili da casa vostra? Se venite io ve lo faccio spostare. Sì. Perché in casa mia chiunque vuole spostare mobili è padrone di farlo senza paura di arrecarmi danno. Perché? Venite a casa. E spostate? Quello che volete voi. Sentite, non ho voi parlate in un modo che, non so, io non vi capisco. Io già stavo con una nottata addosso che Dio lo sa. Non ho chiuso occhio tutta la nottata. Ah, hai capito? Don Pasquale non può dormire. Questo dicevamo con Donna Rosa. Io ho domandato come sta Don Pasquale, sta dormendo? Dice sì, dorme. Donna Rosa, guarda a dormire. Dormire è diventato un lusso. Proprio. Le agitazioni sono troppe, siamo agitati, Don Pasquale. Sì. Siamo sbagliati, a capo coppo cucina, bolla. Bolla. E quello che ci sta in da notte esce da fuori. No, a me non esce niente da fuori. No, perché la mia coscienza è tranquilla. Certo, vabbè, se io non dormo la notte perché. Perché? Perché? Oddio, perché. Perché? Perché non dormite? E chi lo sa perché? Non lo so. Non dorme, certo che non dorme. Perché i morti sono assai. Poi. C'è che stai ragione. I morti. Sì. Sono tanti morti troppi. Non basta su assai. Sono più i morti che i vivi. Lo credo io, quello non è morta gente da che è nato il mondo.
Ma voi di quale morte parlate? Dei morti, è vero. Dei morti. La gente che muore perché deve morire. No? Ah, bravo. Ah, quelli che muoiono perché devono morire. Cioè, quelli che muoiono con la morte. Ah, la morte. Quelli sì. Ah, d'accordo, quelli là sì. Quelli si mettono in santa pace e danno pace pure a noi, ma quelli che dovrebbero vivere ancora e che muoiono invece per volontà di un loro simile, no? Chi non se rassegna, no? Non se ne vanno, ma qua. Restano con noi, vicino a noi, attorno a noi, nelle sedie, dentro i mobili. A notte, per esempio, mentre state per addormentarvi, sì, nel buio, sì, quante volte succede che sentite ta! Madonna, che state? Avete quel sussulto, eh? Poi vi rendete conto e dice, beh, è il legno del mobile che è schioppato. Sì, è il legno del mobile. È un morto. Ovvero. È un morto che si era ficcato nel legno del mobile e ha strillato. Oh. Una porta si apre, una bella volta, si apre la porta. Sì, cioè, vedete chi è, si è aperta la porta. Dice, ma no, non c'è nessuno. Beh, che è successo? Un poco di preoccupazione, ma poi passa, sì, perché ci si rende conto, dice, beh, si è aperta da solo, ma come una porta si apre da solo, l'ha aperta un morto, mamma. Si mettono dentro i vestiti, Don Pasqua, nei vestiti, sotto la tavola, nelle trame delle stoffe, dentro le cravatte. Pure in le cravatte. E come no? Di mattina, per esempio, tu ti vuoi annodare una cravatta, ti metti vicino allo specchio e cominci a perdere tempo, dici, sto nervoso, ma che è? Ma come, io la faccio con tanta facilità ogni mattina, ma è così facile, ma che è stamattina, ma che succede, ma che mi piglia, è un morto che si è messo nella cravatta, mette in mano, mi sbrogli i capi e non la fanno dare, strillano, strillano, strillano poveri morti, naturalmente strillano come è dato loro strillare, con un legno che si scoppia, che sacci, con una sedia che si sposta, una porta che si rapa, una cravatta che non si può annodare. E perciò non possiamo dormire, Don Pasquale. Questa è la vera ragione. Io vado dentro, non c'è altro. Accomodatevi. Arab, arab, Maria, arab. E camadini, ci stiamo allegri. Non vuol dire discorsi. Carlu, pronto. Ferma. Ferma, non vi per muovete. La pace di Dio, che è successo? Non vi muovete, raccomandatevi a Dio che è grande e misericordioso. Albe, entra! Brigadier, entra! Venite, qua, qua. Ma che sta? Sono tre camere, una presso all'altra. Snidateli questi delinquenti. Che è successo? Che è successo? Finalmente è finito, è vero. Il sangue di un povero innocente diventerà fuoco eterno che scorrerà nelle vostre sporche vene. Ma voi che state dicendo? Vado a bere, ve lo posso andare. Avevano fatto le valigie. È stata fermata la partenza. E adesso una cosa da parte. Ma la Marella hanno avuto prima. Ma chi mi conosce? Ci conoscerai, mettiti lì, non ti muovere. Oh, mamma mia, ma che sono in camicia, ho vergogna. Perché tu sai che cos'è la vergogna? Tu sei una carogna. Tu sei un assassino, come tuo padre, come tua madre, come tua sorella, tua zia e questa criminale di cameriere che avete in casa. Ma che com'è? Assassini. Mica dire, la denuncia che ho firmato è precisa e documentabile. Questa è una famiglia di degenerati criminali. Questo immondo individuo con due figli, di fronte ai quali avrebbe dovuto sacrificare ogni aspirazione per educarli al bene, assiste sereno e soddisfatto alle tresche provvisorie e occasionali di sua moglie, la quale, con la scusa delle carte di indovinare, riceve clienti di giorno e di notte. Mamma con uno scandalo continuato. Ma lascia vedere io, non ti agitare. Ho le prove di quello che dico, perciò parlo. Vi ho seguite, vi ho fatta la spia e il sospetto finalmente è stato coronato dall'autenticità dei fatti. Ma ora la vostra miserabile esistenza è finita. Brigadier, questo branco di iene, questi vermi schifosi hanno commesso il più atroce e raccapricciante dei delitti. Dopo di aver attirato in casa il mio fraterno amico Aniello Amitrano, con l'arma della seduzione di questa donna, lo hanno derubato, sgozzato, e hanno fatto sparire il cadavere. Ma no, no, ma noi! Noi. No! Ma che sta dicendo? Ma la mano di Dio è grande e toglie i lumi agli assassini. Le prove e i documenti sono nascosti qua in casa e so io dove. Brigadier, portatevi questi delinquenti, questi miserabili. Ma dove? Io vi raggiungerò in questura con tutte le prove e i documenti. Vedrete che non avranno più il coraggio. Ma dico, un momento! Ma che sta dicendo? È un pazzo! È un pazzo! Ma dove ci portate? Noi siamo in cena! Assassini! Gesù, Gesù, e l'ha già accattato pure il sordo, la giacca, ma chi lo poteva pensare? Chi se lo immaginava? L'aspettavi, Ma non aspettavi, che uno vede una famiglia che sembra onesta, una famiglia tranquilla.
chi ne poteva chiudere bocca? Qua, io sono gelato, guarda. E guarda da me, sto firmando sana sana. Donove, ma queste prove, questi documenti, dove stanno? Qua, dietro a questo mobile. Qua. E perciò Don Pasquale non volevo che io lo spostassi. E hanno fatto un foro nel muro. E poi ci hanno messo tutti i documenti. La camicia insanguinata e la scarpa di questo disgraziato di amico mio. Una pietà, mi deve chiedere una pietà. Poi hanno messo, sai, la fabbrica, hanno ricostruita all'ammendio. Come motivo, avevano preparato la partenza, volevano scappare. Volevano scappare. Vieni qua. Mi ha sposto sto mobile. A me mi fa impressione il sangue. Ma guardi. Fa impressione. Ma guardi. Qua. Qua. No. Donald, ma qua è intatto. Eh? È intatto. E qua è intatto. No, aspetta, guarda, mostro stordito. Là dove stanno gli utensili da cucina? Ah, là. E là, la tavola, tavola, sì. Quello è muro maestro. C'è più spazio. Leva che la tavola. No, è qua. È intatto pure qua. È intatto pure qua. E che... No, dentro i carboni. Ah, là, là. Sì, nel cesto che ci hanno buttato i carboni sopra. No? Ma no, aspettate. Ci hanno ammucchiato i carboni sopra. No, ma qua carboni non ce ne sono, qua c'è la cucina a gas. Sì, sì, qua c'è la cucina a gas. È pure a casa mia. E allora? E che... Ma chi lo sa? Forse dentro a quel cesto. Forse? Forse là. No. Mire. Signor. Io me lo sono sognato. E che dici? E mo? Ma così naturale, E mo? Dammi un bicchiere d'acqua. Ehi. Ma che bel sogno, no? Com'era naturale. Atto secondo. In casa Saporito, uno stanzone enorme. Ingombro di ogni rifiuto e cianfrusaglie, colonne di sedie l'una sull'altra, ammassate negli angoli, ai lati, al centro e nei posti più impensati. Perfino dal soffitto pendono grappoli di sedie, spezzoni di tappeti arrotolati e legati a fascio, arcate di festoni da luminari a petrolio che servirono per le antiche feste nei vicoli di Napoli, stendardi, pennacchi, lampioncini piedigrotteschi, fiori di carta, santi e immagini sacre d'ogni genere. Su delle tavole inchiodate al muro, fuochi di artificio d'ogni forma e colore. Una grezza scala a pioli, costruita alla buona, porta su di un mezzanino, sul quale si troverà un vecchio sgangherato divano dorato che serve da letto a Zi Nicola. Il mezzanino è riparato da vecchi stracci e da una lamiera di zingo che servì un tempo come reclamo di un prodotto farmaceutico. Il tutto seppellito dalla polvere e dalle fuliggini. La luce stenta a entrare dai vetri sporchi d'un finestrone in alto. Zi Nicola, dall'interno del mezzanino, traffica per conto suo. Ogni tanto si affaccia e sputa. Don Gigi, allora le sedie sono 450, vero? Comprese quelle che avete contato prima nell'altra stanza. Sì, ho contato. Zi Nicola, lui sta ma sotto! Stavolta mi ha scansato proprio per miracolo. Lo dovete compatire, quello è vecchio, scusate. Ma l'ha capito che non deve sputare. Voi ce l'avete detto 3 volte, non risponde. Non può rispondere. Perché è muto? No, la storia è un po' lunga. Non parla perché non vuole parlare. Ci ha rinunziato. Sono tanti anni ormai. Dice che parlare è inutile, che siccome l'umanità è sorda, lui può essere muto. E allora, non volendo esprimere i suoi pensieri con la parola, perché poi, fra le altre cose, è pure analfabeto, sfoga i sentimenti dell'animo suo con le granate, le botte e le girandole. Perciò a Napoli lo chiamano Sparavirz, perché i suoi spar non sono spar, sono versi. È uno stravagante. Parla sparando? E voi lo capite? Io no, io personalmente no, ma mio fratello sì. Mio fratello capisce tutto quello che dice. Io capisco poche cose, che saccio, dammi un bicchiere d'acqua. Dunque, dammi un bicchiere d'acqua, 2 tracchi e un fuia fuia. Che ore sono? 3 tracchi intermezzati da una botta col fischio. Oppure, tenga a patite, 2 botte col fischio, un fuia fuia e 3 tracchi. Vostro fratello invece capisce tutto. Come no? Ma figuratevi che certe volte si fanno delle chiacchierate talmente lunghe che qua sembra la festa del Carmine. Così pazzo. Ve l'ho detto, è uno stravagante. Ma voi ne volete uno. Poco fa è venuto un signore per ordinare dei fuochi artificiali per l'onomastico della moglie. Oggi quella avrebbe speso qualunque cifra. Niente.
Dice che non poteva perché sta preparando un biancale verde per la sua morte. E perché verde? È via libera, no? È una stravagante, ve l'ho detto. Sparavirz, come no, è conosciuto. Ad voglio, come se era nato. Oh, dunque, allora abbiamo detto, le sedie sono 450. Don Carlo, quelle sono tutte scassate. Oh, sì, ma voi è veramente facile. Ma non ne vedete. Ma voi lo sapete che queste sedie qua furono costruite dentro Annunziata quando si lavorava con coscienza. Tommaso Saporito, mio padre, quando parlava di queste sedie, qualunque cosa teneva in testa se la toglieva. Se tenevi il cappello, si toglieva il cappello. Se teneva la coppola, si toglieva la coppola. Ma che c'entra questo? E che c'entra? Voi volete pagare meno di 50 lire a lui. Don Carlo, voi dovete domandare a Piazza Francese chi è Cicilla Caparangelo, figlio di Nannini e Zupparello. Voi me ne venite 50 lire l'uno. Sentitemi, qui facciamo tutto uno scambolo. Sentite, Caparà, qua se valutiamo tutto il materiale pezzo per pezzo sta bene, se no non ne facciamo niente. Sentite, Saporì, a me non mi piace perdere tempo. Se vi decidete a vendere... Se succede una cosa che dico io. Beh, se succede la cosa che dite voi, mi venite a chiamare. Io porto la carretta, carico la roba e vi do 50 biglietti e 1000 lire una sopra l'altra. Ma voi state pazziando, ma voi lo veramente facite. Ma che la sua mente è strisciata appena. Don Carlo, che lo so fatta pezza vecchia e stracciata. Non si sa se i pesi qua povera che c'è sta coppa e sputazza che si meno così. Ma che c'è sì, che sputazza è nato fatta? E sputazza se levano, eh? Se levano i sputazzi. E se levano, regà, ma una sputazza distrutta da appena. Una, cento, mille, non me le una. Una montagna di sputazza. Una montagna di sputazza, d'accordo. Ma quando voi mi venite a dire... Senti, Don Carlo, facciamo così. Io adesso me ne vado perché devo andare a vedere certa roba che mi interessa sopra Salvador Rosa. Quando vi sarete decisi? Meno di 250.000 lire a roba non piace raga. Allora non lo volete fare, ma fare con me? Un soldo più di 70? No. Beh, perché siete voi, 75.000 lire, sì. Sarà inutile che mi venite a chiamare. Ma chi mi viene a chiamare? Ma voi l'avete visto, quella è tutta roba vecchia, tutta le sedie sono tutte scusa, no, perché vai da via a porta, c'è le facine. Ma gli affari sono a fare, questa è porta. Se volete farlo solamente voi, l'affare, già fa voi. Zi Nicola scende la scala. Indolente e pigro, raggiunge un angolo della camera, fruga fra un cumulo di rifiuti, traendo da essi una lunga cordicella annodata su se stessa diverse volte. Poi cerca un bicchiere e lo trova fra le vecchie stoviglie, lo riempie fino all'orlo di un vino torbido che trova in un fiasco dimezzato e se ne torna sul mezzanino. Appena giuntovi, solleva la tenda, si affaccia, sputa e scompare. Lei, Albe, frate mio, perché hai fatto? Che ho fatto? Ho fatto quello che era mio dovere di fare, ma vediamo che succede. Maronna, io quando ho visto tornare la famiglia Cimaruto mi sono meravigliato. Don Pasquale aveva la faccia del morto. Ho domandato Don Pasquale. Beh, non mi ha risposto. Solo la moglie mi ha detto oggi non ricevo. Poi come appresso a un funerale, Don Pasquale avanti e tutta la famiglia appresso. Hanno salito le scale, hanno aperto la porta e si sono chiusi dentro. Gesù, ma non arriva a capire. Albe, ma tu hai parlato col commissario? Come no? Ho dichiarato che non avevo né prove né documenti, che ho denunziato un fatto che non esiste e che non so se me lo sono sognato o no. Maronna, ma che se sono cose dell'altro mondo? Ma com'è possibile? Uno non sa se una cosa se l'è sognato o no. Non me lo ricordo, Carlo. Ma allora, secondo te, lo sto facendo apposta. Ma non me lo ricordo. Io volevo commissario questa lista, ma guardate, poi ti dice... Ma queste sono cose nuove, sapete, dice. Ma voi fossero pazzi. Ho capito. E naturalmente, poi mi ha fatto accompagnare fuori. Ci ha aspettato, andate fuori, aspettate. Ho aspettato più di 2 ore. Poi è venuto il brigadiere e ha detto, ve ne potete andare. Speriamo che passate un guaio così, così. Aspetta, ma, scusa, ma che significa così, così? Carlo, ma tu sei napoletano. E beh? Così, così, non tanto grave. Ah, vabbè, ma un guaio sempre lo passa. Sempre lo passa, no? Io credo che il guaio più grosso l'ho passato quando la famiglia Cimaruta sa che siete tornati dalla questura e state qua. Che vuoi dire? Che voglio dire? Che se fossi io a Don Pasquale Cimaruta mi aspettasse sotto il palazzo e mi facesse una schiaffiata con tutti i sentimenti. No, questo l'ho pensato pure io. E io pure. Siamo tutti d'accordo. Te capisci? Tutti d'accordo. Madonna mia, come si fa? Mica tu mi hai fatto un piacere, sto stanco che Dio lo sa, ma firma anche mamma. Dovresti andare al vicolo Lammatare, numero 15, terzo piano, e domandare se il signor Anillo Amitrano ci sta e se stanotte si è ritirato. E allora vado subito perché solamente adesso c'ho un po' di tempo. Voi però non uscite. No. No, perché io sono sicuro che se Don Pasquale Cimaruto vi incontra per le scuole, quello vi fa nuovo. Si capisce. Albe, bello rufato, assettami, ci stiamo a sentire, ti devo parlare. Mi ha parlato il brigadiere. Oh, Maron. Un brigadiere? Ti è venuto arrestato? Mamma mi hanno lasciato, mamma resta. Buongiorno, brigadiere.
Don Albè, permettete che mi assetto perché sto stanco, come firma anche mio. Ma è a casa vostra, prego, prego. Dunque, Don Albè, la faccenda si è complicata. Ehi, la giuritta, hai visto? Sì, si è complicata perché ora non dipende né da me né dal commissario, ma dal procuratore della Repubblica. Tu hai capito, voi verite che guai. La denuncia firmata è in mano a lui. Due sono i punti. Se vi consideri in buona fede, vi lascio in pace, come ha fatto il commissario. Se invece entra in sospetto, e allora spicca il mandato di cattura e io vi devo arrestare. Ma brigati, scusate, quali possono essere questi sospetti? Non capisco. Ma allora uno non si può fare un sogno. Un sogno sì, ma non un castigo di Dio. Voi poi prima di tutto non siete sicuro di avere sognato? No, non sono sicuro. E d'altra parte, mille ragioni possono avervi spinto a commettere il reato di falsa denuncia. No, noi mo stiamo pigliando informazioni di questo Aniello Amitrano. Se esiste, chi è, se è vivo, se è morto veramente. Perché si può dare anche il caso che voi, spinto da impulso di giustizia, avete fatto la denuncia. E che poi, di fronte al fatto compiuto, avete avuto paura degli assassini e avete inventato, fatti, mi ricordo, non mi ricordo. E che gli avete pensato? Addirittura. Io sono un galantuomo, mi conosco. Io vi assicuro. No, non c'è bisogno, ce ne assicureremo noi. Dunque, io sono venuto per dirvi una cosa. Dite. Non uscite di casa, ecco. Prima perché state a disposizione mia. E poi perché sono sicuro che se il fatto non è vero, Don Pasquale Cimmaruta o il figlio vi mandano a Poggiore Alto. L'abbiamo detto. Scusate, brigadì, volevo domandare una cosa, ma la famiglia Cimmaruta, diciamo, è vero, oltre al fatto che lo possono prendere ammazzate, legalmente possono far niente contro di lui? Ma non credo, Carlo, tutte e due le cose, non credo. O le ho ammazzato legalmente. Come no? Adesso Don Alberto è caduto sotto processo. Sotto processo, non mi possono toccare. Se la famiglia Cimmaruta si costituisce parte civile, possono chiedere i danni morali e materiali. E i testimoni ci stanno. Ho capito. E la pena che deve prendere, non sapete. Che dovrei prendere, Carlo? Questo non ve lo so dire, dipende dal procuratore della Repubblica. Allora noi siamo intesi, sì. Io me ne vado. Non vi muovete di casa, così se vi vengo ad arrestare non perdiamo tempo. Buonasera. Grazie tanto, grazie, tanto buono. Buona cosa. Io vado al vico a matare, madonna mia, Albè, hai visto? Ci siamo inguaiati. Distrutti. Distrutti, non esageriamo, io l'ho fatto a fin di bene poi. Gesù, ma allora Albè, tu sei un incosciente che veramente non si rende conto di niente. Santo Dio, io capisco l'ottimismo, ma fino a un certo punto, scusa. E allora nascondiamoci le verità. Diciamo che tutto è bello, che tutto è color di rosa e facciamoci piovere addosso. Io ho il dovere di aprirti gli occhi perché sono tuo fratello. Albè, sotto processo. Anima santa di mia madre. Albè, un procuratore della Repubblica. Albè, falsa denunzia. Hai capito? Carlo, un mabiliccio assai. Casi che fatto si mettono male, 4-5 anni non te li leva nessuno. Ma non credo, Carlo, che esagerazione, 4-5 anni, che sia cos'è. Se no non mi facevano scendere dalla questura, E allora non hai capito niente. Fanno indagini. Fanno finta di niente per fare indagini e scoprire. Hai ragione. Ti hanno rilasciato, però il brigadiere, come ha detto, non vi muovete di casa. Albè, guai è passante. Soprattutto per me. Tu che c'entri? Tu puoi fare. Per il fatto specifico, no. Vorrei vedere, rifaccio casa e chiesa, figurati. Ma è grave soprattutto per me, perché oltre allo strazio del dolore, capisci che significa avere un fratello sotto processo? C'è il fattore morale. Don Carlo Saporito tiene un fratello in galera per calunnia. Albè, la fame. Chissà quali saranno i provvedimenti. Sarai interdetto dai pubblici uffici, evitato da tutti quanti. E io con te. E allora, guarda, Albè, io voglio sistemare le cose in modo da poterci difendere come meglio è possibile. Assente questa massima. Hai pensato qualcosa? Sì, e ti voglio mettere a parte di questa mia idea. In piedi per miracolo. Dunque, che hai pensato? Tieni. Qua c'è un capitaluccio. Capitaluccio che appartiene a te e a me. Albè, io ho preparato una carta. Dove tu dichiari che durante la tua assenza, non è specificato di che natura, io posso disporre di questo materiale come meglio è possibile. Disporre in che senso? In che senso? Perché ho pensato, guarda, se ammettiamo mi vengono a chiedere le sedie per una festa, io che faccio? Vengo in carcere da te e dico, Albè, tu permetti. Tu capisci che un fratello in carcere è un fratello in carcere. Possono correre soldi da un momento all'altro. Carlo, ma non credi che la faccenda sia così nera? Sì. Forse esageri un poco, ma beh, mi credi, io mi sento l'animo tranquillo. Allora non ne facciamo niente. Non dammi retta. Vuol dire che io sono esagerato e non ne parliamo più. Ma non dico che sei esagerato.
Vabbè, dico che ci potrebbe aspettare un po'. Ma come non detto, lascia stare. Come non detto, Carlo? Che cos'è? La pare che ci sono la rete. E questo che gammanino. Come non detto. Cesso. Facciamo. Vabbè, facciamo che da un momento all'altro, eh? Io resto con le mani attaccate. Te la devo mandare una camicia pulita. Un pacchetto di sigarette te lo devo portare. Tu posso far mancare 4 arance a Natale. Scusa. Tu stai dentro, tu, figuriamoci. Io sto fuori. E ho il dovere di pensare a te. Vabbè, guarda che se non firmi con le buone, io ti faccio firmare con la forza. Carlo, ma tu sei scemo, ma che stai dicendo? Io non ti capisco, stasi. Ma qua fuori, io non firmo né con le buone né con la forza. Ah, forza. Il nostro interesse. Ma che interesse? Qua non è finito il mondo. Io non capisco. Se succede qualche cosa, nell'attimo stesso in cui mi arrestano, vuol dire che io ti nomino gestore del patrimonio. Con pieni poteri. Con pieni poteri. Ma fammi arrestare prima, figlio mio. E che secondo me? Allora, prima di vedere il serpe, noi chiamiamo San Paolo. Aspettiamo che arrivi prima il serpe e poi chiamiamo San Paolo. Se no chiamiamo San Paolo, il serpe non arriva, ci troviamo un San Paolo in mezzo che non sappiamo che farne. Aspettiamo. Guardate un poco, guardate io come mi dovevo trovare. Io mi vado a sognare un fatto che non so se me lo sono sognato o no. Cosa dell'altro? Tu capisci la disgrazia che uno può passare dormendo, che sono cose pazze. Ma con un'evidenza di particolari, Carlù. Io l'ho seguita, Don Pasquale. Oh. Io l'ho seguita, è vero. Ma allora è vero? No. Sarà, non sarà. Ma è vero, non è vero? Non lo so, Carlù. Certo che io l'ho seguito, sarà in sogno. Hanno pigliato tram, carrozzella, presso Don Pasquale. Io ho visto il posto dove hanno nascosto i documenti. E capito? Ho capito, le prove. Le prove, la camicia insanguinata e la scarpa. Che poi non è una camicia insanguinata. Non è una camicia, è una scarpa. E crea bene. È una sciabola e una bilancia. E poi come avrei potuto provare il misfatto con una sciabola e una bilancia, ma sì, capisci? Cioè, già fatto che la figuro pure io perché ti ho creduto. Figura. Mi fece male quel piede di porco di ieri sera. Devo credere. Lo mangiaste tutto quando tu lo mangiaste? Lo mangiai, gelato, te l'ho detto tante volte, pigliamo una spiritina, sera ci riscaldiamo qualche cosa. No, non sapevo mangiare freddo. Non so cosa per noi, Beh, basta, io scendo un momento. A notte te fa, allora. Tengo un appuntamento urgente a Piazza Francese, ci vediamo fra un'ora. Carlo, mi lascia su. E che paura c'è stata? Ma che paura c'è stata? Ma questi stanno imbestialiti, mi chiudo dentro come se fosse la porta del castello. Questo con una spallata s'apre. Io arrivano qua dentro che mi trovano a mia Zinicolo. Che ne faccio in Zinicolo? Non c'è sta paura, ad ogni modo, ma mi porto il bastone. Non mi lascia. Se mi maruto per scala, mi porto il bastone. Ma lascia stare un bastone, lascia stare. Ma chi lo leva nella mano che lo scassa da capo? E poi è una provocazione, cioè lui si ha portato un bastone, c'ha l'animo lì. Allora lascio il bastone. Ma non ti preoccupare, state senza pensiero. Torna presto. Tra mezz'ora al massimo sono un po' impressionato, lo devi anche capire. Lo capisco bene. Ma fine sta solo. Per me, sta bene, ma bene. Ma fine sta solo, Dio lo sa. Vedete un poco, vedete. Sia fatta la volontà di nostro Signore. Non avete sentito, abbiamo parlato fino adesso. Sono stato in questura, ho detto quello che dovevo dire e mi hanno rilasciato. No, no, niente affatto, non vi preoccupate, io sono tranquillo, si dico. Va bene, starò in guardia, mi pare. E ci saremo. E ci saremo. Meno male che mi hanno pigliato lì. Un bastone, lo so. Chi è? Ma siete solo? Allora, se siete solo apre, se no ve lo dite chiaramente, bello, io non posso. Una buona vicina è sempre una benedizione del Signore. Dopo l'incidente di questa mattina, noi figuratevi, quando siamo ritornati dalla questura, non avevamo avuto la calma di pensare a fare qualche cosa per mangiare. C'era del latte in casa e allora ho pensato. Quale occasione migliore? Una buona tazza di latte e caffè caldo. E quello ci siamo pigliati tutto quanto. Mio fratello si è buttato sul letto e sta riposando. Mia cognata pure. E ho pensato, ma ce ne porto una tazza pure a Don Alberto. Oh, quando siete che ha avuto lo stesso strapazzo nostro e che certamente non avrà preso neanche un sorso d'acqua. C'ho una bocca amara, donna Rosa mia, che Dio lo sa, non potete immaginare. Lo capisco, lo capisco. Si sa, con quell'emozione che avete avuto. Cioè, prendete, prendete. Ecco qua. Riposate, vedete che è buono.
Grazie, nonno, grazie. Scusate, nonno, ma io volevo domandare, voi non siete arrabbiate con me? Mm-hmm. Arrabbiate? Chissà quando avrete sofferto voi nel farvelo, eh? Un sogno di quel genere là ti rimane scosso. Ti butta giù. Io mi sento come se avessi avuto un paliatone. Si capisce. Tutto spezzato. Come si dice? Un poco di pazienza, un poco di pazienza. Siamo agitati, donna. Siamo agitati. Brava, Dio lo sa come si dorme. Sentite, io volevo domandare una cosa. Dite, donna Rosa, dite. Donna Almeida, voi con me potete parlare? Sono una donna anziana, ho sofferto nella vita. Questi occhi miei ne hanno viste che ne hanno viste. Voi siete proprio sicuro di aver sognato il fatto? Come si intende, donna? Dio mio, dammi la forza per andare avanti. Allora, calmatevi, ma... Calmatevi, dite a me, parlate. Dico a voi, perché secondo voi, non mi pigliate collere, al giorno d'oggi ci si può fidare di nessuno, io non lo so. O sono i nervi scossi che ti fanno vedere le cose sotto un altro aspetto. Bravo, quello è. Ma certo che io, certa volta, aprirei la finestra e mi butterei di sotto. Ma non lo dite nemmeno per iscriversi, andiamo, che... Okay. Non vengo con sicurezza, non vado a me. L'emozione della giornata è stata un po' esaurita. Calmate. Io tengo solo quel nipote maschio. O Luigi? Sì, io per Luigi non mi farei tagliare a pezzi. Lo sanno tutti quanti. Lo vedo così sbandato. Si vorrebbe occupare, non trova niente di conveniente per lui. Oh, che saccio, fa dei discorsi così sfiduciati. Sarà questa gioventù moderna che non crede più a niente. Non è colpa loro, non è colpa loro. Sì, all'epoca. Che vi so dire, quando parla delle battute acide, tossiche, scontente, non piglia sul serio niente, certi atteggiamenti che non capisco. Atteggiamenti? Sì, voi dite che il fatto ve lo siete sognato. Dite la verità, don Albert. Qua stiamo soli, io e voi. Ma ho detto la verità, don Albert. Il fatto l'ho sognato. E se non è vero? Se i documenti non l'avete voluto presentare per paura o per pietà verso una povera famiglia colpita da una sventura simile, non mi vorrei ingannare l'anima e Dio mi punisca se quello che vi sto per dire non mi strazia il cuore. Se l'amico vostro, Aniella Mitrano, è stato veramente ucciso da mio nipote, e si pensò... Per amor di Dio, una Roma, non lo dite nemmeno per scherzo, lo so neanche. Dio mio. Ma io non so che dire. Se voi avete... I documenti che possono provare il delitto, vi mancheranno certamente le prove per accertare il responsabile. Che vi posso dire? Ricordatevi di quello che vi ha detto questa povera donna. Tengo solo a quel nipote, solo a quel nipote, ecco. Ma è stato un sogno, donna Roba, lo giuro. Sì, proprio così. È stato un sogno. È stato un sogno. Permettete, voglio scendere un momento per comprare qualche cosa per cena dal friggitore. Ah. Perché non ho la testa per cucinare. Porterò qualche cosa pure a voi. Non lasciate stare a raggio con questa tazza di latte. Mi trovo, compro pure qualche cosa a voi. Due zappolelle, quattro scagliozzoli, un poco di pesce fritto. Lasciate stare. Una buona vicina è sempre una benedizione del Signore. Permettete? Prego. Ah no, si ricorda, è venuto donna Rosa, la sorella di don Pasquale Cimmaruta. Ah, è venuta, ha portato una tazza di latte e caffè caldo, se ne volete un poco, può salire l'uovo sopra, lo volete? E chi sarà? Anima santa di mio padre, aiutami tu. Prego. Zia Rosa se n'è andata. Donna Rosa? Sì. È scesa dal friggitore a provvedere qualche cosa per la cena, non so. Avete 5 minuti di tempo. Dite. E l'ingresso vada ad aprire. Prego. Aspettate. È vostro fratello. Come faccio? Io non ho detto che venivo da voi. E perché è venuto lui? Ha detto che non sarebbe uscito. E che facciamo? Io sto dentro. Quando se n'è andato mi chiamate. Sì. Nell'altra camera, chiudetevi dentro. Va bene, chiamatemi. Sì. Accomodatevi, da Luigi, prego. Mi dovete dire qualche cosa? Ma aspettate, voi. Ma è possibile che voi altri della generazione passata, che tra le altre cose è sempre più presente del presente stesso, scusate, non sapete parlare senza aprire il vocabolario dei luoghi comuni e delle convenzioni? Se sono venuto da voi, è chiaro che qualche cosa da dire ce l'ho, no? Eh già, è giusto.
Allora col vocabolario della vostra bella generazione presente, come si deve dire? Fatemi capire. Come sa darì, ma come sa darì, non si dice niente. No, non si dice niente? Niente, si dice mbè, con un punto interrogativo alto 2,5 metri. Ah, ecco, però si dice mbè, mette... mbè. Dunque, ascoltate. E questo è inutile, eh? Se ho capito bene è inutile. Perché se ho detto mbè, vuol dire che la mia intenzione è di ascoltarvi, dunque... Ascoltate, diventa inutile. Perfettamente, avete capito perfettamente. Bravo, sì, mi sono reso conto. D'accordo. Dunque io sono venuto per dirvi questo. Ma questo pure è inutile, questo pure lo dovete evitare. Ah sì? Perché se siete venuti è chiaro che o questa o quella una cosa me la dovete dire. Voi mi state sfottendo. No, io mi sto aggiornando. Niente, non ci sta proprio niente da fare. Non possiamo andare d'accordo. Non andiamo niente, d'accordo. Niente, perfetto. Se non morite voi, non c'è scampo per noi. Un poco di pazienza, moriremo tutti quanti. Ecco, bravo, che... morimmi, scannami, scannami, distruggimmi, c'è chi si sta a fare un po' di mondo, ma proprio lo ammi, c'è amico. Dunque io sono uno sbandato e va bene. Ma perché? Non è il caso adesso di discutere per colpa di chi. Vi dico solamente che in relazione al fatto del delitto ho dei sospetti e sento il dovere di parlarvene, perché ove mai vi decideste a presentare i documenti, non sarebbe logico che venisse coinvolto tutta la famiglia. E allora? Il vostro amico l'ha ucciso mia zia. La mia zia? E lo dite così, semplicemente? E come ve l'avessa lì? La mia zia tiene una camera chiusa, non so, una specie di laboratorio dove non fa entrare nessuno. Là dentro fabbrica sapone e candele. Le conseguenze e le conclusioni, traetele voi. Sapone e candele, Sapone e candele. Ma voi state calcolando quello che dite? Sapori, sapone e candele. E una mano ce l'ha messa pure mia sorella, perché mia zia solamente a lei permette di entrare in quella camera. Ma siete proprio sicuro? E voi siete sicuro di aver sognato? Ma io i documenti non ce l'ho, ve lo giuro. Ah, non mi facete ridere, donna Albeo. Non ce l'ho, non ma se volete raccontare il fatto del sogno? Ma siete messo paura e avete fatto marcia indietro. Io il sospetto ce l'ho. Adesso regolatevi come volete voi. Ma che sogno? Voi tenete in mano a casa che se ne cari i cannelli a sapone, sapori, o volete capire o no? Oh, mamma mia, ma... Oh, madonna. Sinico! Sinico, tu avevi ragione. Qua la gente ha perduto ogni ritegno, l'umanità proprio, che io non lo so che sta succedendo. Ma allora è vero quello che ho detto? Insomma, il fatto del delitto non l'ho sognato, è stata una realtà, tu capisci? Oh, madonna mia. Chi è? Sono io. Oh, Don Pasquale, prego. Grazie. Entra, Don Pasquale. Ho approfittato che mia moglie si è messa a dormire. Mio figlio è uscito, mia figlia pure. Mia sorella Rosa è scesa per fare un poco di spese ed io sono venuto da voi. Ma no, non vi faccio perdere tempo, no? Ma fate. No, no, guardate, la mia storia è più breve di quella di Mimì. Guardate, non potevo restare in casa perché io in casa non posso stare su. Quando sto solo parlo, ragiono nella mia mente con me stesso, non so, ma pare la scipazza. Avevo bisogno che qualcuno sapesse, sentisse, non posso essere sempre io ad ascoltarmi. Ma naturale, a un certo punto si ha bisogno di, non so, la parola di un amico, di un consiglio. È vero, quella solidarietà, se no uno si addormenta dentro. Avete ragione. Si fa presto a giudicare nella vita. E come no, quello è così. Già. Quell'altra. Quell'altra... È così, così. Ma che ne sanno perché uno è così e quell'altra è così, così, così. Si giudica all'ingrosso. Guardate, io se mi ricordo della mia infanzia mi faccio il croce con la mano sinistra. Ma come? Come quel ragazzo vestito così alla marinara sono io. Quel bambino paffuto che cercava il fischietto sospeso al cordone bianco della giubba e che faceva i capricci quando passava davanti a Pintauro, voleva la sfogliatella frolla. Solo io, eh? Io. Ma sono, insomma, sono sempre io quel giovane sedicente che tornava a casa contento, felice. Papà, mi sono diplomato. Papà, son ragioniere, papà. Solo io. Sei tu, eh? Sei tu? Don Pasquale, bravissimo, schifo. Don Pasquale, per amor di Dio. Don Pasquale, sei tu? Sei tu? Non mi date preoccupazione. Schifo. Ma che sta? Sei tu la figura oscena. Ma neanche perciò. Sei tu colui che scendeva sempre più in basso senza calcolare che gli ultimi scalini della scala sociale l'avevi già scelto. Ma perché? Voi siete in uno stato di abbattimento morale veramente pauroso. Fatevi coraggio, volete scendere, vediamo un po' d'aria. Volete un bicchiere d'acqua? No, lasciate stare. Sono stato travolto dalla vita. Ma chi non è stato travolto? Beh, che vuol dire? Ma non c'è ero sempre cattivo. Una ripresa. Non ero cattivo. Ma non siete cattivo, chi dici voi? Mi sono torturato sentendomi bruciare le vene. Per non poter indovinare qual era la vera condotta di mia moglie.
Avete avuto dei dubbi? Su mia moglie. Madonna, vedete, donna Tessini... Noi non la conosciamo tutti quanti. No. No? Guardate, noi avevamo praticato un nascondiglio in casa. Questa all'epoca dei fascisti, dei tedeschi, vi ricordate? Un nascondiglio? Un nascondiglio. Sì, si spostava un attaccapanni e usciva un foro di 60 centimetri per 60 che portava in un quadrato di un metro e mezzo per un metro e mezzo. Ma con nascondiglio per una persona? Che abbiamo passato. Ricordate? La gente si è ascoltata. Brutti momenti. Bravo, bravo. Brutti momenti. Che momenti. Mia moglie ogni tanto mi diceva, sai, mi hanno avvisato che ti devi nascondere perché sei ricercato. Io? Sì, perché stai segnato nella nota. La nota? Ma qua noto facevi? Sì, sei segnalato come antifascista. Ah, quella lista, la lista, è nota, sì, sì, sì. Mi chiudeva là dentro, nel nascondiglio. Ed io con una paura, con una paura d'ammazzare le mosche col fiato, che poi mi è costato una disfunzione cardiaca che non mi ha permesso più di lavorare. Rimanevo chiuso là dentro. Ma certe volte mi ha lasciato per 3 giorni di seguito, capito? Sì, mi portava un poco di mangiare, mi facevo pigliare un poco d'aria. Ma io dicevo, ma io non ho fatto niente, io non mi sono mai interessato di politica. Ma mai, guarda mai. Sono vendette personali, Pascal. Ma già, no, difatti, in quell'epoca, sa, è una denuncia falsa, come no? Ma intanto io saccio mia moglie che faceva quando mi teneva chiuso là dentro. Scuola mia, ma non dovete pensare, che doveva fare? Finita che... la guerra, un poco per la disfunzione cardiaca, un poco per l'artritismo che Dio lo sa, certe volte mi fa piegare in due, che non ho potuto più lavorare, e per me questa è una pena, vedete. Mia moglie, che per il passato si dilettava a fare da indovino con le carte presso le sue amiche, insomma, finita la guerra, se l'è messa a fare per speculazione. Clienti che vanno e vengono, in massima parte uomini. Ed io fuori alla porta, donna Beppe, già voi mi vedete, beh. Ma io mi sento alle porte, eccomi, avanti. Signori, avanti. Madama Omar Bey oggi è stata illuminata di nuova luce. Già. Rispettare il turno, signori. Rispettare il turno. Certe volte si trattiene in camera per più di un'ora. Che? E io dico, ma che fanno? Ma perché non finisce questa seduta? Sapete. Un pensiero mi dice, va bene, guarda dal buco della serratura, infatti dal corridoio opposto all'ingresso che porta in un tramezzo che divide la camera di mia moglie con una di sbarazzo, al centro di quel tramezzo ci sta un finestrino. Ah, beh. E guarda, io salendo su di una sedia, io ho fatto un buco di traverso e da là si può vedere tutto. Ma avete visto? No, non ho il coraggio, vedete. Arrivo fino al tramezzo, me ne torno indietro. Ma voi vi torturate, ma perché vi torturate? Ma che vi sto a raccontare così? Queste cose a voi che le sapete così bene? No, io non so niente. Come no? L'avete detto così chiaramente. Ma io l'ho sognato. Anzi, guardate, io per questo sono venuto da voi. Tutto quello che avete dichiarato può avere un fondo di verità, che a me non risulta però, ma che voi mi accusate di assassino. Assassino, no. Ma l'ho sognato, Don Bartolo. No, le mie mani non si sono mai macchiate di sangue. Allora, credo. Cacciate i documenti, sentite a me, il colpevole paga. È la vita, proprio così, è la vita, caro Don Alberto, è la vita che torce gli uomini e le cose. Il mio fondo dell'animo è buono, guardate, è buono ancora. Sento ancora il profumo della sua fanciullezza. Eppure quando stava avanti alla porta col turbante in testa, ve l'ho portato a far vedere il turbante. Questo è il turbante di Pasquale Cimbaruta. Eppure quando sta davanti alla porta che fa entrare i clienti in camera di sua moglie, sente sempre sotto le dita il fischietto del vestitino alla marinara. Eppure quando dice, avanti signori, avanti, rispettare il turno, sente ancora l'odore della sfogliatella di Pintauro. Mettiti il turbante in testa, vai, fai vedere la vita, come t'ha ridotto la vita. Non va bene, davanti alla porta, vieni. Avanti signori, avanti. Madame Omar Bey oggi è stata illuminata di nuova luce. Rispettare il turno, signori, rispettare il turno. Sono indiano, caro Don Alberto. Pasquale Cimbaruta, fa l'indiano. Sputato, un gallo. Sei venuto per sparlare di me, vero? A fare il ridicolo col turbante in testa. Vieni qua. Mi ha ridotto una serva e nemmeno contento. A furia di bugie e fiumi di parole riesco a mantenere tutta la famiglia. E quello fa il geloso. Io. Quando la sera verso le 5:30 finiscono le consultazioni, se ne va. E lo vedete più voi fino alle 4, alle 5 del mattino? Se ne va con gli amici. E che va facendo? Vabbè. Ne potete sapere qualche cosa? Gioca. E quando gli mancano i soldi per giocare, commetterebbe qualunque cattiva azione. Io? Sì, io. Tu. Ma guarda. Dove sei stato 2 notti senza tornare a casa? E perché hai fatto la faccia bianca e non hai avuto il coraggio di parlare quando il commissario ha detto potete andare, Alberto Soporito ha dichiarato che il fatto del delitto se l'è sognato. Perché? Ma che vuoi dire con questo? Che ti credo capace di tutto! Anche di aver assassinato Aniello Amitrano! Sì!
E allora perché non dici dove sei stata domenica scorsa? Che mi dicesti che avevi bisogno di stare sola, aria, sole, e tornassi alle due dopo mezzanotte? Dove mi è parso il piaciuto? Di tutto ti credo capace, di tutto! Le amiche che tieni, la gente che pratichi! Basta! No. No, che non bastano. No, guarda, il sospetto è troppo forte. Ed io non riesco a tenerlo dentro. L'accusa di Don Alberto è fondata. Uno della nostra famiglia ha ucciso. E non puoi essere che tu. Io? Mamma, sì. Mamma, no! Come puoi pensare una cosa simile? Sospetti niente meno di tuo fratello! Sì, sì! Elvira! 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 Allora, bene, tirate fuori i documenti, sentite a me. Qui, Albert, che è successo? Che sta? Carlo, io non capisco niente più. Come? Qua pare che il delitto sia stato commesso veramente. No. Sì, Carlo, perché si accusano l'uno con l'altro. E quando io dico che i documenti non ce l'ho, non mi credono. Albe, Maria Verità, ma tu sti documenti e tiene, sì o no? Non lo so. Carlo, io non so niente di più. Io non sono nemmeno non sicuro se sto dormendo adesso che sto sveglio. O stavo dormendo, o ero sveglio quando dormivo e mi sognavo il fatto. Oh, Madonna, I documenti, Carlo, io li vedo. Sì. E spariscono. Li tocco, perché io li ho toccati e non li riconoscerei se li vedessi un'altra volta. Oh, santo Dio! Mamma mia, la porta l'hai chiusa? Sì, l'ho chiusa. Sì, mettici il lucchetto, perché non voglio vedere nessuno. Sì, vabbè. Va. È una parola! Chi è? Ehi, sono Michele, alla fine. Ah, io guarda porta. Sì, Michele, sì. Guarda sì. Porta notizie. Sì, Michele. Vabbè. Grazie, Michele. Eccomi qua. Sei stato vicolo l'ha matato. Sì, signore. Favorite, signor. Ah, signore. Passa la moglie di Amitrano, parlate con lei. Ah, signora Amitrano. Me l'hanno ucciso, mio marito. Povero Aniello. Ma come? Adesso stava così bene. La cura che gli aveva dato il dottore l'aveva rimessa a posto completamente. S'era ingrassato. Nel tubetto ci stanno ancora le ultime due pillole che non si è arrivata a pigliare. Sì, deve signor. È uscito 3 giorni fa e non ho avuto più notizie. Me l'hanno ucciso, schifosi delinquenti! Calmate, signor, vi prego, calmate. E non commettete la vigliaccheria di non presentare i documenti, Chi ha commesso il delitto deve essere punito. E se vi rifiutate diventate complice pure voi. Vabbè, caccia i documenti, non avere paura, va. Non è tenga, hai capito? Non ce l'ho i documenti. Insomma, caccia faccia, ne abbiamo qualcuno, mangiami una coppa a bacio. Non è tenga. Non ce l'ho, insomma, caccia. Dice che avete trovato la camicia sporca di sangue. Questo c'è detto tu, Michele, Che c'este voi? Tacito, non ce la dici. La scarpa, datemi la scarpa almeno, datemi la scarpa. Non la scarpa. Una pena, signor. Aniello mio, rispondi. Ah, io sapevi, io tenevo presentimento. 4 notti fa mi sognai che mi cadevano tutti i denti. Aniello mio, signor, Aniello mio. Per favore, un poco di pace. Qui, parlate. Parlate, signor. Sì, si ricordi, uscite con cosa cosa. Guardate, la signor, ma la rotta la consegna. Ha picciato un bendale a me. Oh, e perché? Si ricorda, non mi sentite più. Si ricorda, come si ricorda? Noi andiamo a correre per farmacia. Si ricorda, rispondete. Ma che è sto bendale verde? Si ricorda. Si ricorda! Alberto! Si ricorda, è morto! Tu che stai dicendo? È morto, sai! Ma sì, a me mi fa impressione, non mi fidevo lì. Ma però, Nendì ha detto un poco di pace. Ehi, non può. Povero si ricorda, mi dispiace veramente. Quando è bello, ma pare un santo. Alberto, ha picciato la luce, no? No, è inutile. Manca in tutto il palazzo, stanno riparando la linea. E chi le vuoi, non verranno mai solo, mai. Aniello mio, Aniello mio. Entra, Marisa. Queste candele le fabbrico io. È una buona vicina e sempre una grazia del Signore. Guardate, Don Albert, per grazie di Dio, guardate che luce. Aniello mio, Aniello mio. Appicciamolo una candela. Via, via, la micro. Povero cinico. Atto terzo. Nello stanzone nulla è mutato. Soltanto il mezzanino appare in un disordine pietoso e inconsueto. Gli stracci che lo nascondevano sono ammassati da una parte, in modo da lasciarne visibile l'interno. Si Nicola non c'è più. Il suo rifugio squallido, con tutte le sue inutili cose tanto care a lui, ricorda quasi con tenerezza gli sputi e le chiacchierate pirotecniche. Gesù. Questa è la fine di tutto. Questa è la fine del mondo. Mica questo è il giudizio universale, tu hai capito? Qua si sta svolgendo il giudizio universale e noi non ce ne siamo accorti ancora, questo è tutto, perché sennò non si spiegano certe cose. Ma io mi vergogno di appartenere al genere umano. Se io volessi essere una scimmia, un pappagallo. Mica si è da me, un pappagallo è meglio di nulla.
Sì, è meglio. Perlomeno parla, non sa quello che dice. Non capisce ed è giustificabile, ma santo Dio, noi abbiamo un ragionamento, un cervello. Che cos'è, ma non si mi arriva. Voi state dicendo certe cose che io penso e che non riesco a dire. Ma tu capisci dove arriva la falsità, la vigliaccheria? Io ve l'ho detto per farvi stare in guardia e per farvi difendere. Ma l'hai sentito proprio tu? Con queste orecchie. Il Padre Eterno me le deve far cadere fracete se non è vero. Questa persona è venuta pure ieri. Pure io. Ed è rimasto con Don Carluccio, vostro fratello, più di un'ora e mezza. Hai capito? Stamattina poi parlavano tutti e due fuori al portone. Io dal casotto sentivo tutto quello che dicevo. E che dicevi? Vostro fratello ha detto precisamente così. Stamattina ho incontrato il brigadiere e mi ha detto che è stato spiccato il mandato di cattura e che Alberto sarà arrestato in giornata. Hai capito? Se siete d'accordo sulla cifra, prima di sera mandate il carretto e io vi consegno le sedie e tutto il resto. Tu capisci? Allora che ne vuoi sperare dagli altri? Un fratello che aspetti che ti arrestano per spogliarti completamente di questi quattro stracci, quattro seggi scassati, braccia... Che vi credete, donna Albea, che vi credete? L'uomo è carnivoro. Ragazzi, faccia di denaro e non guarda nemmeno il proprio sangue. Non mi prendete collo, ma vostro fratello è antipatico a tutti quanti. Qua nel palazzo è una voce, don Alberto è un buon uomo, ma il fratello è troppo fatto meglio. Io quando li saluto pare che ti fanno piacere a voi. Poi va a chiesa. A chiesa, ma fammi piacere, mica va in chiesa. Ma va, lo so io perché va in chiesa. Fa le cattivazioni, capito? Poi si pente, si confessa, va in chiesa, le danno la soluzione e ricomincia da capo un'altra volta. Ma che va a fare a chiesa? Proprio così. Ma che si va a fare va a pigliare in giro la casa di Dio? Mamma, mo è finita, mo è finita. Lo metto a posto prima certe faccende mie e poi facciamo i conti con lui. Sì, ma a me non mi nominate, eh? No, io non ci voglio avere a che fare. Beh, io me ne scendo perché tengo il palazzo solo, permettete. A proposito, don Albea, volevo sapere una cosa. Io il mezzo portone lo devo chiudere o no? Perché non l'avete chiuso ancora? No. Come no? E lo dovete chiudere, ma che è morto, non cane. Per l'amore di Dio, ma chi è che dice questo? Siccome ieri sera lo portammo al pronto soccorso e là è morto. E che vuol dire? Qua abitava, che sei portiere novellino tu. Non è lui. Vedete, don Alberto. Oh, rispetto, che se cosa? Sì, signor, ma quello è stato il signorino De Ferraris, lo sapete, quello al primo piano. Beh. Ha detto mica, è meglio che non lo chiudo. Tu sai, mamma, come sta combinato? Voi lo sapete. Povera signora, quello c'ha un cuore che è una schifezza. Giustamente, passa, vedi il mezzo portone chiuso e va longa per. Che faccio, lo chiudo? Lo chiudo, ma ora che sta responsabilità? Può essere che muore pure la signora De Ferraris. Laurenzo, mica lascia spaparanzare, la butto così, spaparanza, sì, Daurino. Ma sì, quello sì, Nicola, non ci tenevo. No, proprio così. Oh, quello era superiore a queste formalità. Ah, proprio, non ci tenevo quello là. Sì, Nicola, quello era un saggio. Ecco. E mo capisco che uomo era quello là. Galantuomo. Sì. E perché si regolava a quel modo, tu capisci? 40 anni quello non ha parlato più. E c'è che parla fra. Ma aveva ragione. Aveva ragione. E che avrà sofferto internamente, povero uomo. Ma? L'ha già portato due carofoni. No, non ci tenevo, non ci tenevo. Niente fiori, opere di bene. Opere di bene. C'è che fa. No, scusate. 10 minuti. Aspettate qua in camera 10 minuti. Ma non bussate però. Poi vengo io a chiamarvi. Scusate, l'ingresso. Non bussate. Aspettate, mo vi spiego tutto. Ma che sai, che... Chiudete bene la porta, per piacere. Chiusa bene, ma che fai con queste valigie? Che parti? Che? Li hanno licenziato. Hanno licenziato? Licenziate, se non facevo loro, facevi io. Che gente, che potevo mai immaginare che sarei capitata a servizio in una famiglia come quella, mamma mia. Ma che è successo? Perché ti hanno licenziato? Parla aspettando poco, donna Bessi, per piacere, perché stanotte non ho dormito nemmeno 10 minuti, niente. A me quando mi avete levato a dormire mi avete distrutto, vi ho saputo. E allora, che... Ah. Sì. Grazie. Ve ne dovete andare? Io? Sì, ve ne dovete scappare. E se non facete il mondo, state più attenti. Capito? Che gente, mamma mia, che gente, mamma mia. Io muovo dico tutto, ma per carità non mi nominate. Perché se chi là vengono a sapere che siete stati informati da me, chi lo sono capace di venire un paese mio e là non fanno la pelle. Ma perché che sapete? Vi ricordate ieri sera quando Donna Rosa portò il cannello? Come non mi ricordo. Ma mancò la luce, vi ricordate? Succedette cose ai pazzi. Ah, in da camera mia sentivo tutto, strillavano tutti quanti. Don Pasquale ha detto uno schiaffo alla moglie. Ehi, la signorina Elvira con un svenimento. Donna Rosa che piangeva. Sei stata tu. No, tu. È stato Luigi. Io non faccio niente. Un albero inferno. Un inferno che durò per più di 2 ore. Ma se così posso vale. Vedere che avete la faccia. Che lo sa? Adesso mi attendono a piangere tutti quanti. Piangeva? Tutti quanti. Qua a un certo punto sono detto, ah, ma qua nessuno vuole confessare. Ma l'ho capito che Don Alberto tiene i documenti.
rimasto in silenzio. Dopo un poco bussarono vicino alla porta della camera mia e mi vede innanzi la signora Matilde. Oh signor, che cosa volete? Te ne devi andare. Fatta la valigia e battete. E dove vado, signor? A dove tu? E vabbè, signor, quando è domani mattina? Non è meglio che esci adesso, ancora presto per trovarti un posto. Mm. Ma come, signor, a quest'ora? Sono le 6, fino alle 9 tieni 3 ore di tempo. Allora io pensai, c'ha qualche cosa sotto c'ha da stare. Eh già. Dice, tu va bene, signor, ma mi levi il mantesino e scendo. Invece, zitto, zitto, arrapetta, a parte le scale e poi ti ho detto un'altra volta. E fa vedere che ero sceso. Facessi il rumore. Rumore. Con coppia e punti di piedi me ne sono andata in camera mia e l'hanno sono messa a sentire tutto quello che diceva. E che diceva? Insomma, da quello che ho potuto capire, vi vogliono uccidere. Ah, a me? Sì, vogliono uccidere. Ah, sì, sì. Okay. Perché siccome voi avete i documenti e chissà per quale ragione ne volete cacciare, l'unico mezzo per salvare loro, dovete morire. Devo voi. Morire io, sì, ho capito. Sì, dovete morire. Ma l'hanno detto proprio chiaramente questo. No, no, così sospetto io da quello che ho potuto sentire. Ah, è un sospetto tu? Sì, sospetto. Ho capito, tu pure sospetto. Sì, sì, sospetto, sì. Vengono ad invitarvi per portarvi a mangiare in campagna con loro. E là certamente va a fare una pella. Sì. Ehi, o fanno una bella, sentite a me che lo fanno. Ma che hanno fatto? Lo fanno. Don Pasquale diceva, io dopo mangiato me lo porto a fare una bella passeggiata per la campagna. Mm. E quando vede che stiamo a solo... E poi non ha già capito, ho peccato, ma beh, non ha già capito. Ma niente affatto, diceva Don Luigino. Un figlio? Sì, il figlio. Noi lo portiamo a mare a fare una bella gita in barca. Ma non signore, diceva Donna Rosa, ci penso io. Che cosa significa tutto questo? Ma io mi vogliono fare una gentilezza, invitandomi e così costringermi a consegnare i documenti a loro. Questo è... Perché mi hanno licenziata? Perché tu non sai fare niente e dormi sempre. Ah, questo sì? Perché vi vogliono portare a mare? E perché parlavano zitto zitti? Ma non credo. Io così sospetto. Va bene, tu sospetti, ma poi, che buffo. Non fa niente, tu mi la colla, vuol dire che se mi vengono ad invitare ci vado volentieri. Gesù, ma che siete pazzi? Vivo una vita lì, ve la dovete scappare. E se no fateli arrestare. Ecco. Presentate i documenti. Ma voi questi documenti tenete, sì o no? Mo sì. Non dire niente a nessuno, mo sì. I documenti ce l'ho. E chi aspettato? Ma bella. E chi aspetta? Aspetta che mi vengono ad invitare per portarmi in campagna. Ah, ecco, capito. Mi faccio avvertire di scoprire coscienza, poi regolarvi come volete voi. Hai fatto bene, hai fatto bene. Che schifo, mamma mia, che schifo, che schifo. Sì, piccerello, sì, piccerello, che brutto mondo che stai vedendo, quanto è brutto, non era così, sa? No, no, non era così. Ma, e dove te ne vai? Che ne saggio, e io paese mio non ci posso andare, no. Perché quella famiglia mia non mi può dare a mangiare. E mo vado all'agenzia e vedo se mi posso piazzare, è già fatto. Eppure che vita strana che fate voi altre, eh? Brutto. Uscite dalle case vostre, ve ne andate in città che non conoscete, capitate... in una famiglia che non sapete chi è, come la pensi. Sì. Le famiglie non sanno mai che lo succede con voi. Hai ragione. Che ci vuoi fare? Io ti ringrazio di quello che mi hai detto. State buoni, o signore del Benedice. Ma voi non ve ne scappate? Non me ne scappo, ma chi è già scappato? Ah, io l'ho già avvertito allora. Fate come volete voi, io non vengo. Io tengo i documenti. Hai documento lì, che è? State buono. State buono. Fate delle cose. Fatta buon auguri, Grazie. Credo che mi ero veramente antipatico in che la casa e la tornerò. Ah, vedi che la mattina mi facevo dormire, sa? Niente. La porta lasciala aperta, così, così se mi vengono ad invitare non avranno nemmeno il fastidio di suonare il campanello, hai capito? Io non vi facevo così coraggioso. Io sono coraggioso. A me l'uomo da così mi piace. Oh, qui. Non va bene. Don Pasquale, buongiorno. Buongiorno. Caspita, come stiamo eleganti. Elegante, non sia mai. Ho voluto rompere la iettatura, la verità. Vedete, ieri sera, dopo tutto quel veleno e collera che ci prendemmo, dopo un'altra litigata, vedete, per battere la mano sul tavolo, si è gonfiato sana sana. Ah, non c'è c'è la mano fasciata. Non c'è la mano fasciata, questa marea. Come si dice, dopo il temporale viene il sereno, insomma, abbiamo fatto pace, gli animi si sono calmati, abbiamo assodato che in fondo si trattava di una cosa così campata in aria. Poi santo Dio, andate a fare quella specie di sogno. Oh, finalmente, vi siete convinti che si è trattato di un sogno? No, ma certamente. Sapete, ieri sera, un po' per la stanchezza, un po' il fatto che si accumula. Si forma un totale, in un momento che si coprono gli occhi. Bravo, capite? Bravo. Quando gli occhi sono coperti non si vede, non si capisce niente. Così stamattina, la verità, mi ha chiamata la famiglia. Quella povera sorella mia che non vede mai luce di libertà. E ho detto, sentite a me, vestitevi e andiamo in giro in campagna tutto quanto. Oh, e andavo solo, ci stavo, e fate bene, buon divertimento e buona scampagnata. Grazie.
E un povero Si Nicola, Ci ha lasciato, volete? Ci ha voluto lasciare. Già se l'hanno portato, vero? No, se lo portarono ieri sera perché non era morto. Il dottore che andò a chiamare Carlucci in farmacia lo fece trasportare al pronto soccorso e poi là morì. Ah, là è morto? Era tanto una brava persona, vero? Quello là, un grande galantuomo, grande galantuomo, ed era un saggio. Se un anno fa teneva 82 anni. Parlava solo con i fuochi artificiali, vero? Solamente, io capivo tutto, lui parlava solamente con me, capite? Mi voleva molto bene da piccolo. Io mi ero abituato a sentirlo, capito? Capivo qualunque cosa, si sparava. Voi capivate tutto. Qualunque cosa. E c'è che fa? Sì, ragazzi, siamo andati per questo. Ma vabbè, sapete che sto pensando in questo momento? L'idea mi è venuta. Voi che ci fate qua adesso in casa, questa tristezza, questa solitudine? Avete visto che tristezza? Voi pure avete bisogno di svagarvi un po', vero? Perché non ve ne venite in campagna con noi? Sì, ce ne andiamo dopo Pozzuoli, a Bacoli. E tanto un sole ci sta, e questo viene di bello sto paese nostro. Approfittiamo di questa giornata. Magari, vedete, dormo mangiate, Ci facciamo una bella passeggiata in barca tutti e due. Ma quanto tempo, qua la mia avete proprio colto nel segno. Ho in animo di farmi una passeggiata in barca, sapete, quelle cose che si dicono sempre poi non si realizzano. E approfittiamo. Come faccio? Venite con me, io vi racconto qualche cosettina graziosa, qualche storia alla cosa. Ho letto, voi la raccontate bene. A che cosa che va a far schiattare il riso? Che va a far schiattare. Grazie. Che dici? Anzi, sapete che vogliamo fare? Noi adesso tutta la famiglia ce ne andiamo avanti, ed aspettiamo all'angolo di San Pasquale a Chiaia. Non da niente, perché se li vedono uscire con noi, dicono che così è morto, un nipote già si va a divertire, sapete la gente com'è. Lui è fatta male, la gente è fatta molto male. Proprio così, è fatta meglio evitare. Che fate, venite, sì? Posso rifiutare ad un invito così spontaneo e affettuoso. Proprio così. Però non mi dispiacete. Vengo così come mi trovo, non mi cambio d'abito perché sto così trastornato. E chi ha? A chi ha i caracuni? E voi potete capire lo stato d'animo. Eccoci pronti. Papà, ci andiamo. Non fa l'ombra di freddo. Andiamo? Io mi piazzi a rossa sotto il braccio. Già, facciamo i fidanzati. Se lì, adesso vi do un'altra bella notizia. Don Alberto viene con noi. Bravo! Allora, rilascia a zia Rosa e mi piglia a Don Alberto. L'ospizio voglia veglia. Vabbè, io l'ospizio ci pigliamo una volta per ora. No, piatto sì. Allora, vabbè, così restiamo. Però sentite, vabbè, non dite niente a nessuno che venite con noi. Perché non devo dire. Non per noi, per voi, capisci? Si capisce. Ma sentite, neanche al vostro fratello. Ma perché? Ma fa sapere i fratti nostri, si capisce? Io a mio fratello, sapete che dice? È che siccome sono stanco, avvenuto dopo la morte di Sinico, che tengo dolore di testa, è come vado a fare una passeggiata per conto mio. A pigliare poco da. Proprio, arrivederci. Stato buono. Arrivederci. Andiamo. Voi ci avete la pensa meglio, no? Ma mi pare, interesse mio. Fra 10 minuti mi troverete all'angolo di San Pasquale a Chiaio. Ecco. Se fra un quarto d'ora non volevi che arrivava, venga a pigliare io. Ma non c'è bisogno, però, di corso. Sì, va bene. Andiamo. Buongiorno. C'è riunione qua. Sì, siamo venuti a salutare Don Alberto, noi ce ne andiamo in campagna. Bravo. Allora lui me lo vado per conto, mi tengono dolore di capo che non hai idea. E ho pa morte si ricordi lo sa come senza brilla. C'è una passeggiata, quindi un poco d'aria, ha aperto un uomo meraviglia. Sì, fai bene, fai bene. Chi è questo giovanotto? No, è un amico mio, sì. Si è contrastato con la fidanzata, hai capito? Allora non la vuole incontrare, si trattiene un poco da noi. Tu state qua, hai capito? Stai pure nervoso, io ti faccio un poco di compagnia. Quando poi ti sarai calmato e sei sicuro che la fidanzata è passata, allora te ne vai, hai capito? Sì, va bene, così faccio. Allora, noi ce l'abbiamo, Arrivederci. Alberto, Don Alberto, si è avverata quella cosa che dissi io. Siccome non si è trovato Agnello a Mitrano, è stato spiccato mandato di cattura e mi siete venuti ad arrestare. Precisamente. E sta cosa è potesse male, allora, abbiate pazienza. Che volete fare? Quando si mette un brugliere chi? D'altra parte hanno ragione, fanno l'indagine. Brigadiere, se permettete, 2 minuti, sono subito a voi. Carlo, Carlo, io credo che sia venuto il momento di mettere a posto quella situazione. Non capisco. La carta che ti devo firmare, se no tu come fai? Quella carta che avevo preparato io. Quella specie di cessione. Ah, sì, ho capito, ma mo chissà se ce l'ho ancora. E ce l'hai distrutta. E chi lo sa, chi ci ha pensato? Se no la facciamo una da morire. Casomai si rifà. Meglio. No, eccola qua, cosa hai fatto? L'hai trovata? Sì, stava qua. E mo da firma e tale. Vuoi rileggere? Ma non c'è bisogno, ne hai scritto tu, figurati. Bello e firmato, ed è carino. Carlo, ti raccomando. Albert, per carità, fai conto che se sia dentro e tu fuori. Ma figurati se non lo sai. Brigati, perdonate, io ho tanti affari miei, sapete, mancando dall'azienda succede che è un danno per me. Alle volte si aspetta un affaruccio, una cosa, siamo in due,
si riesce a vivere. Ma che dovrei fare? Datemi un consiglio, non so, per aggiustare sto fatto, per sfuggire a questa... Sfuggire non potete, non però aspettate con santa pazienza l'esaurimento della pratica delle indagini in un carcere preventivo. O presentate i documenti che diceste di avere nelle mani e siete libero. Una parola, tu stanno... Ah, e io i documenti ce l'ho, adesso li voglio presentare. E allora a chi aspettate? Ecco, a chi aspettavo? Perché vi aspettavo questo momento con un'ansia che voi non potete immaginare. Io aspettavo questo momento per dire in faccia a questi signori di quale crimine si sono macchiati e che giorno per giorno si macchiano. Come? No, come? Assassini, sì. Siete assassini. Guardate, non si ribella, che bei fuori. Siete assassini. E ve lo provo subito. Ma che dici? No, no. Ma tu dici? Calmate, vediamo. Ecco qua. Questo è Aniello Amitrano, è sua moglie. Aniello Amitrano? Bravo. Aniello Amitrano? Sì, signore, mica di sono io. Questa è la mia carta d'identità. E dove siete stati? Sono stato a casetta da una mia zia. Un giorno stesso che arrivai mi venne la febbre a 40. Disse alla zia non fa sapere niente a mia moglie, se no si spaventa, sapete? Stavamo pure in urto. Pensai pure altre volte e mi sono contrastato e non sono rincasato per un paio di notti. Se non veniva il portiere a dirmi il fatto, io non ci avrei proprio pensato. Ah, sta bene, però voi, don Albè, dovete sempre venire con me. Anzi, se viene con noi pure il signor Amitrano e me. Si tratta di una semplice formalità, insomma. Sì, cosa di una mezz'ora ve ne tornate a casa vostra. Ma si semplifica la cosa, signore. Così torneremo anche la stima ai signori Cimarutta. Bravo, avete detto bene, la stima. Quello che si spetta è che abbiamo diritto di avere. Sentite, don Albè, voi avete detto delle cose enormi, superate oramai dal fatto che Amitrano sta qua, è vivo, fortunatamente. Ma voi mo avete deciso, brigadiero, io i documenti ce l'ho per dimostrarvi di quale crimine si sono macchiati questi assassini. Ma insomma, assassini di chi ce lo volete dire, sì? Ce lo avete spiegato? Se no uno parla a bambere, dice le cose, ma... È naturale, avete diritto a una spiegazione, no? Cinque minuti, vabbè. Cinque minuti quando assodo una faccenda mia, poi sono subito a voi. Carlo, vieni qua un momento, scusa. Che? Vieni qua, avvicinati un momento a me. Che c'è? Carlo. Carlo, se questo sto schiaffo non ti ha spiegato niente, eh? Io te lo spiego un'altra volta. Sì. Dai, macca. Ha capito, vedi, brigadino? Allora, ammassa la carta, ammacca. Abbiamo potuto distruggere un bello documento. Capodangelo, dove sta che lo giovanotto era la fidanzata? Dite, sto qua, dite. Ah, bravo, Capodangelo. Voi potete sì, ve ne potete andare. Sapete, ci dispiace di non potervi confortare oltre. Scendete sicuro e tranquillo perché tanto la fidanzata non la incontrerete. Buona giornata a tutte. State va bene, arrivederci. Voi mi volete sapere perché siete assassini? Come dica fa? Com'è? Ma che parla fa? Ma forse, vedete, in mezzo a voi ci sono anch'io e non me ne rendo conto. Avete capito? Com'è? E che avete sospettato l'uno dell'altro, ecco. O marito ha sospettato della moglie, la moglie ha sospettato del marito, la zia del nipote, il nipote della zia, la sorella del fratello, un fratello della sorella. Io vi ho accusato e voi non vi siete ribellati. Ecco, non io vi ho chiamato assassino, non avete detto niente. L'avete creduto possibile, insomma, io non so come dirvi, un delitto lo avete messo nel bilancio di famiglia. E che dice, assassini di che? Come? La stima. La stima che ci mette a posto con la nostra coscienza, con noi stessi, che ci dà, insomma, quell'ansia di poterci capire reciprocamente, di poterci, non so, dare un conforto, la fiducia, la stima. La stima, e vi sembra un assassino da niente. E come si fa? Senza la stima, voi capite, non si vive, non si può vivere. E come è possibile, don Pasquale? Senza stima. Don Pasquale, senza stima si arriva al delitto. A scampagnate, all'invito, a passeggiate in barca. Si arriva al delitto, si può avverare come niente. Si negò, avevi ragione tu. Ma dimmi tu, come si fa a campare? Come si fa a vivere? Tu che sapevi tante cose, Sinico, tu che hai campato per tanti anni, dimmi tu come si fa a vivere in questo mondo. Dammi tu un consiglio, parlami tu. Sinico! Non hai già capito, Sinico! Okay. Non avete sentito? Che cosa? Come no? Non avete sentito?
Sparare da lontano? Come hanno sparato? No, ma sente se lì. Non avete sentito? Ma parlate. E non ha già capito. Si ricorda, non si capisce. Non si capisce. Oramai. Scusate, avete presenza? Brigadiere Rossano. Dite. Ah, brigadiere, perdonate. Possiamo rimandare questa formalità più tardi, perché sto talmente stordito. Mi vorrei riposare un poco. Chiedo scusa pure a tutti quanti. Bacio alle mani, scusate, dai, cosate. Beh, vuol dire lasciate che non sto, a prendere nel pomeriggio. Allora. Sì, scusate tanto. Statevi bello. Ma parlate. Ma parlate, se Nicole. Tante emozioni. Non si capisce. Io non mi sogno mai niente. La sera mi corico stanco, che Dio lo sa. Quando ero ragazzo, sì. Quando ero ragazzo mi facevo certi sogni così belli, ma così belli che mi parevano spettacoli di operetta di teatro. E quando mi svegliavo io facevo tutto il possibile di addormentarmi un'altra volta per vedere se era possibile di sognarmi il seguito. Basta, permettete, io me ne scendo, che c'è il palazzo solo, scusate. A proposito, io il mezzo portone l'ho chiuso, perché il signorino De Ferraris mi ha detto che la mamma non esce perché sta poco bene. Hai fatto buco. Sempre un rispetto, è povero vecchio, signora. Scusate. Buona giornata. Fatto buco. I due fratelli sono rimasti soli, l'uno di spalle all'altro. Alberto, seduto al tavolo col capo chino sulle braccia. Carlo, accasciato su di una sedia. Alberto solleva il capo lentamente e con uno sguardo pietoso cerca il fratello. Dopo averlo fissato per un poco, per non prorompere in lacrime, con gesto che ha della disperazione, comprime fortemente le mani aperte sul suo volto. Il sole, inaspettatamente, dal finestrone in fondo taglia l'aria ammorbata dello stanzone e pietosamente vivifica le striminzite figure dei due fratelli e quelle povere sgangherate sedie, le quali, malgrado tutto, saranno ancora provate dalle ormai svogliate feste e festicciole dei poveri vicoli napoletani. Abbiamo trasmesso Le voci di dentro, Tarantella in tre atti di Eduardo. Personaggi e interpreti: Rosa, Titina De Filippo; Maria, cameriera, Rosita Pisano; Michele, portiere, Piero Ragucci; Alberto Saborito, Eduardo; Carlo, suo fratello, Aldo Giuffrè; Pasquale Cimmaruta, Pietro Carloni; brigadiere, Carlo Pennetti; Matilde, Vera Carmi; Luigi, Antonio Laraina; Elvira, Clara Crispo; Capadangelo, Mario Frera; Teresa, Giulia D'Aprile; Aniello Amitrano, Enzo Donzelli; Zi Nicola, Salvatore Costa.